Ben trovati e bentornati live qui su EasyPix, un negozio di qualità e di convenienza e soprattutto, come ben potete vedere, quest'oggi ci sono solo io. Sapete perché? Perché ho cacciato via Fabio e Stefano e quindi non ci sono più loro. Sì, infatti vedo che la live è partita adesso. Non ci sono loro, ci sono solo io, un'intera live con me. L'avete chiesta in tanti e finalmente ve l'ho portata, quindi siate felici perché oggi parleremo di tante cose, assembleremo tanti bei componenti di PC insieme a me, che vi farò vedere come si assembla di qualità e soprattutto con tanta esperienza. Bene, ciao a tutti, ciao Francesco, ciao Stefano, ciao a tutti quanti voi. Siete contenti che ci sto io quest'oggi? Purtroppo Fabio e Stefano mi hanno lasciato le chiavi del negozio e quindi ho detto vabbè, è venerdì, bisogna fare la live, ci sto solo io, non fa niente, la facciamo uguale visto che loro non potevano. Ciao ragazzi, è bello, costo della configurazione adesso lo vediamo insieme tra pochissimo. Intanto la dobbiamo ancora prendere e mettere qui sopra il mitico tavolo, che è il tavolo tech più visto d'Italia, quasi come casting couch nel porno. Però va bene, non fa niente, siamo qui, siamo belli pronti, evviva. Bene, allora ragazzi, di cosa possiamo parlare oggi? Oggi parleremo di tante cose interessanti. Tipo, non lo so, lascerò a voi la maggioranza dei discorsi, lascerò a voi le parole. Io sono contento, ciao ragazzi, ciao Stickboy, ciao Alfa81, ciao Lorenzo Trivellone. Grande, bello avervi qui questo pomeriggio, quindi siate contenti, siate contenti. Non ve l'aspettavate questa che oggi ci stavo io, però sono molto contento. Yanna, meglio Threadripper 1950 o 1950X? Ma secondo me l'X, perché c'ha quella letterina in più che spacca. Poi, ti hanno messo come tappabuchi? No, assolutamente no, Francesco, anzi, in realtà penso che è il momento di fare un salto di qualità nel canale, andare oltre, calcare la mano, perché col povero Fabio non si può fare niente. Quindi purtroppo lui mi ha sempre cercato di limitare, ma è il momento di venire fuori, specialmente in previsione del Romix, visto che io sarò lì a Romix con loro e li farò impanicare tutti quanti. Benissimo. Yanna, la vuoi laureata o anche con la terza media? Beh, dipende, perché vabbè, la terza media forse siamo un po' troppo sotto, però la laureata dipende com'è la laureata, poi se è troppo intelligente non va bene, capito? Troppe domande, noi andiamo direttamente ai fatti. Bene. Allora, a questo punto io direi, visto che è un evento speciale ed è una giornata speciale, di introdurre le mie vallette, perché oggi vi ho portato le vallette che non sono belle come quelle che porto solitamente io, lo sapete, perché solitamente le porto, però poi ho portato due vallette nuove che mi assisteranno nel corso del video per aiutarmi a montare il PC e per stare con voi e rispondere a qualche domanda. Sono due che non capiscono granché di computer, però possono fare tanto. Quindi adesso ve li vado a introdurre. Uno è molto simpatico, un bel ragazzo, l'altro invece è un po' insomma becero, pelato e c'ha tanti altri difetti. Scusate vallette, potete venire a essere introdotti nel video? Ecco la prima, attenzione, parapaparara, con ben 1,90 m di altezza, zero capelli, la barba e tutto quello che c'ha. Ecco a voi la prima valletta. Valletta? Eccola! Grande, un applauso solo per... Sì, ma senta bassi, non te vedono. Eccola, la prima valletta e la seconda valletta! Eccola qua! Allora, da oggi questo negozio è mio, voi siete sotto le mie direttive. Prego, può andare. No, ciao a tutti ragazzi, ben pomeriggio, ben trovati, benvenuti, basta con questa falsa, cacciamo lo Iannello. No, assolutamente un hashtag no. Via Iannello. No. Un hashtag via Iannello, da questa live. Attenzione l'avvocato, basta, eccolo. Tanto c'è più la gente che non ti vuole di quella che ti vuole. Non è vero, non è come vero. No? Parla con Francesco Pollina, lui sa la verità. La Pollina lascia il tempo che trova. No. Dai su.
Poi ne va dove dire al allora, intanto benvenuti a tutti, ben trovati a tutti, ben pomeriggio a tutti, ben venerdì a tutti, bentornati in questa live sul nostro canale EasyFix, dove trovate me, il buon Fabio e lo Ianna Nazionale. E allora, vi ha fatto questa introduzione il buon Iannello, spero che vi sia piaciuta. Infatti dicono ok, ciao ragazzi. C'è creduto veramente che lui è in grado di montare un PC da solo? È veramente impossibile. Assolutamente sì. L'ho dimostrato. No, devo andare in palestra. L'ho dimostrato. Devo andare in palestra, vedete dal fisico. No, in palestra. Tosto. Guarda, allora, questa è tutto pettorale, sta buono. Intanto hashtag Iannello vai a lavorare. Ciao ragazzi. Oggi è venerdì, non lavoro. Oggi è venerdì perché lui è sindacale, quindi comunque c'è riposo. Sindacale. C'è il posto sindacale, è sindacalista, va bene? Costo della configurazione quale? Ah, questa qui non sotto c'è il costo, non c'è. Dovrebbe essere intorno ai... non mi ricordo. Scusa, c'è uno che si è iscritto che secondo me è palesemente un account fake perché si chiama Ottone Erminio. Se non si può Ottone essere... Erminio? No. Erminio Ottone. Appunto. Vabbè, palesemente fake, spero almeno per lui che lo sia, perché sennò comunque penso, sai, battute tutte le volte. Allora, fisico asciutto proprio, dicono, dopo 20.000 volte che vi ha visto sì, poi c'è la vostra guida, non so da cosa vi stai riferendo. Io. Mi stavo seguendo su Facebook e quindi ho visto Fabio settare la live su YouTube, lo so, purtroppo c'erano dei problemi. È incapace pure a settare la È successo questo, abbiamo formattato la macchina, perché Stefano appena vede un pop-up che compare, lui formatta tutto, però quindi questa è la macchina che insomma ci lavoriamo, ci vuole un po' per risettare tutto, installa XSplit, Magix, tutti i software, tutti i font, un casino, no? Lui no, formatta, sbraga, vai, e io sbrago, vai, e il problema... Vai ad aprire, per favore. Allora, intanto Erminio Ottone scrive: buonasera, sono arrivate le 2080 Ti. No, in realtà ancora non sono state, non sono uscite, quindi comunque sia verranno presentate a breve, entro fine mese verranno presentate, quindi comunque sia. Attenzione, colpo di scena, no, lo stagista. No. Attenzione, in brasa lo stagista. Te ne va. E anche lui è vecchia fiamma del nostro canale, per chi lo conosce, per insomma i più anticati, insomma, quelli più legati a noi da diverso tempo. Attenzione, 2 euro di donazione. Non grazie, so perché, sono per me, vero? Ma ecco i sordi, grande per i sordi. Grazie. Stefano alias Sbragador. Yeah, Sbragador. Io ho portato la merenda. La merenda che hai preso? Patatina al barbecue e te la pesca. Non si può fare placement. Io mercoledì ti stavo aspettando. Accoppiata vincente. Allora, grazie intanto per la donazione, Samuele, grazie mille, un bacione. A parte Ianna Nazionale, perché Stefano sembra un nano? Perché sto, attenzione, c'è una donazione che compare perché sto in ginocchio di fronte a voi, dico grazie mille ragazzi, siete troppi, siete tantissimi. Intanto mettete like, perché questa qui è una reunion incredibile con lo Ianna Nazionale, con lo stagista alias il Pivox, il buon Fabio che adesso è alle prese con la porta, perché aspettano tutti ormai dietro la porta per imbrasare nel negozio. E quindi niente, allora, finalmente un PC assemblato ed Air Pivox. Dario Messina ti manda intanto un caloroso abbraccio. Meglio un 8700K o Ryzen 7800X, meglio un 8700K se lo devi usare in ambito gaming, se no se ci devi fare anche applicativi di montaggio, telefono intanto rotto, broken, per il buon Ian che crolla giù, via, andando giù a picco, quindi dicevo è meglio il Ryzen se ci devi fare applicativi di appunto compressione eccetera eccetera. Intanto ciao Fabio e Stefano, bellissimi, addirittura bellissimi. Grazie. A me lui ha mastufato per fargli le pacche. Lancialo. Che è arrivato il regalo per me? Lancialo. No, allora, su coi like ragazzi, su coi like, che oggi siamo tantissimi in questa live, vedete come siamo ammucchiati male, cioè è rimasto veramente lo spazio per registrare del nostro laboratorio si sta restringendo. Io tipo The Labyrinth, qua, cioè il muro. Sempre tutto. Ah, meno male, mi posso alzare? Vabbè, no, non mi alzo. No, stai, ma si figuri, prego, calogero, si accomodi. Tanto su coi like, perché appunto oggi... dei giacchetti su... Beh, butta tutto là come viene. Siamo talmente tanti, abbiamo talmente poco spazio che io mi sono storto intanto tutto, sta telecamera ha deviato tutte cose.
E niente ragazzi, oggi faremo questo assemblaggio così è meglio. Una volta che attenzione, lo assembleranno Piox e Iannello. Io devo andare a palestra. Sì. Tanto già che Arsi in alimentatore ha fatto palestra. C'hai da fare. Dai, tu sta buono, dai, che c'è il braccio che te se sta sgonfiando. C'è da fare quando te pare, tu dico. Devo andare a palestra. Perché motivo andare in palestra, c'è sempre da fare. Allora, vogliamo vedere se arriviamo a 200 like, Davide va in palestra, quindi comunque sia forza con i like, così lo mandiamo in palestra. Ce n'ha bisogno Purello, quindi se sta sentendo male, quindi forza con questo tasto like, c'ha, guarda, c'ha più spalle Pivox che si alimenta a patatine, sì, e te, esatto, degli Annello, ma io ho meno panza dei Pivox, vero? Meno panza dei Pivox, bravo, sì, ma ricordate, sotto la panza, la capra campa. Bene, allora, il costo a quanto ammonta? Su, rapido cosa? Rapido, te lo devo verificare. A occhio. Vai, Gaming Plus, 0370. Dai, te lo controllo, non lo faccio io, allora, lo faccio io. Dai, 1200, tutto il PC. Sì, più o meno 1200. Riunione pre-Romix in vista, sì, è vero, messo il like, beh, vedi un po', è il minimo, ma neanche te lo devo chiedere, ragazzi, per chi entra in questa live è automatico il like. Cioè sì, like, poi like, voi avete visto la foto quella su Instagram con tutta la roba, ma abbiamo problemi grossi, logistici, come vedete qua c'è... Stiamo un po' impicciati male. Siamo parecchio. Intanto, ciao raga, ma quando prenderete delle belle telecamere per le live? No, parentesi. Questa parentesi è una bella telecamera, dubbiotte. Parentesi. Sotto la foto di Instagram mi hanno commentato... Povero Stefano che si è scaricato la roba! Dimmi la verità, chi è che l'ha scaricata? Dimmi la verità, chi ha scaricata? Grazie a Dio che te spammi a patatine e te da tre giorni. Stai buono allora, eh? Stai buono! Ti rimando nel tugurio, va bene? Mamma mia. Danno tutti i meriti a Stefano, tutti a Stefano. E tutti. Stefano, dei quei cartoni che avete visto, ne ha scaricati forse due. Oh, appena volta che sta buono, dai, che il Corriere fa tardi. Ringraziamo il Corriere. Ringrazio il Corriere, un amico mio, Franco Lo Smilzo. Clicca là, sostituisci tutti i fari. Ringrazio Franco Lo Smilzo che sapeva che staccava alle 4 e è venuto alle 5. Grazie Franco, te devo una cena. Il metodo Iannello, però. Il metodo Iannello, sì, è quello di cercare di non lavorare, non fare niente e prendere le stecche da tutti. Questo è il metodo Iannello. Se ci riuscite, sarete realizzati nella vita. Esatto. Ciao ragazzi, per l'uso esclusivamente da gaming va bene il formato mini ITX, ma l'uso in formato mini ITX in realtà va bene anche per piccole bestioline da lavoro. Se ci si mette un i7 sopra, comunque sia. Dipende che scheda mini TX, esatto, prendi. Se prendi una scheda mini TX, quella da 50 euro da ufficio è l'equivalente di una scheda da ufficio ATX. Esatto. Devi comprare una mini TX di quelle ignoranti. Il problema è che le schede mini TX ignoranti non costano meno di quelle ATX. Esatto. E quindi? E quindi ci vogliono i soldi. Allora, siamo pronti per far vedere questo assemblaggio oppure vogliamo aspettare? Sì, vai più. Ah, lo faccio con l'olio delle patatine. Le facciamo spalmare. Sai come allora, mentre spalmiava sempre? C'è l'olio. Chi volete che assembli questo PC? Vai, scrivete qui sotto. Stefano. Chi volete che assembla questo PC? Che palle. Aspettavo una diretta per iscrivermi e vedere il pollicione. Mo che mi sono iscritto non esce. Aggiustate subito. Come non esce? Che cosa non esce? Il pollicione? Non ho capito. Ecco il pollicione. Non ho capito. No, è uscito prima, ragazzo, sei iscritto. Sì, l'iscrizione esce, è uscita anche la donazione, ce l'hai pure donato, insomma, quindi comunque esce. Allora, vedo che non volete mandare Davide in palestra, mazza che cattivi che siete. No, è vero, è lui che non ci vuole andare. Ma io ci voglio andare in palestra, sono ancora alle 4 e mezza, so. Lui, sai quelli che si vestono, vanno a far footing e poi... Sono le 4 e mezza, io vado alle 5 e mezza, 6 in palestra. Lui si veste, vanno in palestra, esce alle 2 per andarci alle 5, però lui va, sta vestito, sai, con la cosettina quella aderente per far vedere che fa. Poi lo sai che ci sta pure, no, lo sai che ci sta pure, stai zitto. Lo sai che ci sta pure, ragazzi, ci stanno quelli che dicono io mi devo sposare, mi devo mettere in forma, adesso mi alleno, mangio bene, eccetera eccetera, fanno un mese di a mezzo allenamento e poi dopo basta, mi sono stufato, non ce la faccio più, allora gli esercizi faceva qua dentro, ma immaginate mentre sembra un PC e l'altro e poi fa cacchio, devo fare le gestioni. Qui ci sono dei pareri contrastanti, chi dice Stefano, chi dice Iannello, chi dice la GIF.
Io vengo a Roma, assemblo, fatelo assemblare gli anello. Stefano, Salvatore, Stefano e il tizio che mangia le patatine e Davide in palestra. Ma Fabio, tutto questo che fa? Scusa. Ma Fabio, loro non lo sanno. Loro lo sanno che io non. E poi chi è questo ignorante, che dice il tizio che mangia le patatine? Non sa chi sono. Lei non sa chi sono io. Attenzione, lui è il Pivox, quindi lo stagista. Quindi se c'è anche una miniserie, sono delle puntate, degli episodi che abbiamo fatto sul nostro canale. E spoiler, forse ci sarà un ritorno. Attenzione, la buttiamo lì. Fabio, non lo vedo convinto. L'ho proposto io, è stato detto il Pivox, ha fatto lo stage, è finito, è stato definito pronto come assemblatore. Io lo voglio ritestare a distanza di 6-8 mesi per vedere se non mi ha perso il fluido. Lui si è detto disponibile, quindi faremo tutto quanto in ambiente ignifugo. Hacker Pirates dice: non so se scegliere la vostra live o quella di Sadditech. Allora Hacker, fai una cosa, visto che ti chiami Hacker, tieni alto il tuo nome, vai nella live di Saddi e porta gente qui da noi. Quindi guarda che ragazzi sono live. Bravo, anche e questo di Easyfix. È sempre il metodo gli anello. Bravo, fai finire ragazzi, Easyfix è live. Bravo. E quindi dite che vi ho mandato gli anelli e poi fatti bannare. Andate nella live di Saddi, hashtag andiamo tutti da Fabio, vai andiamo tutti da Fabio, così la colpa è di Fabio. Quando partiranno i video tipo dove vi flammate? Spegni. Cosa? I video dove vi flammate, tipo quello là, tipo come fanno gli youtuber moderni. Io non ho detto questo, l'ha detto lui, e fate i video. E poi dopo a Romix, Poi a Romix fanno: non mi ha guardato in faccia, poi vengono a tirare i cornetti in faccia, queste cose per i bambini. Ivan si è scritto solo Fabio e è il capo e deve dirigere. Sì, va bene, ci sta. È tipo i vecchietti intorno al cantiere, guarda la differenza. Io mi sono guadagnato il mio status col sudore. Iannello invece entra per partito preso, lui non fa niente a prescindere. Io invece per arrivarci a non fare niente, cioè mi sono impegnato negli anni. Lui invece arriva, tu fai quello, io faccio quello, faccio te, quello fai te, però io vengo, in fiera vengo, faccio io, seguo tutto io. Allora, Fabio dirige, ok, qui come ci muoviamo? Allora, cominciamo a prendere i componenti che dobbiamo assemblare. Cominciamo a prendere i componenti. Questo l'ho fatto, mucchio fatto come si deve. Mucchio selvaggio, Non è come fatto come si deve, perché manca l'affrettamento al liquido. Aia! Sì, manca anche l'alimentatore. Allora ragazzi, oggi montiamo questa configurazione. Casualmente ce l'ho qua. Attenzione. Hai spiegato tutti i componenti di questa configurazione? No, dove è l'affrettamento al liquido? Stanno lì dietro, qui, questa perpendicolare. Allora, praticamente monteremo. Ma Saddi è simpaticissimo, lo seguiamo anche noi. Ma è un talento naturale, spiccato per non fare niente, si vede subito. Esatto. Buonasera signor Fabio e signor Tecnico, un saluto da Courmayeur Italia. Grande Gerardo Sardina, grande un salutone anche a te. Fabio, allora di là esplode. Non ho capito. C'è qualcuno che spara. Ah, Easyfix, come mai l'alimentatore high tech che esplode? Ah, ecco. Questo dicevano. Perché deve esplodere? Monitor nuovi MSI vi sono arrivati. MSI. Questi qua, gli Optics G24, ma questi sono per sono ordinati. In negozio abbiamo il 27, il 144. Quindi non so se ci sono tornato. Se ci sono tornati. Sto leggendo, per quello mi vedete che mi incastro, perché sto leggendo parere su questa configurazione 0370 Pro Carbon 8350K Master Limit 240, Mengens LPX, due banchi da 4 giga. Samuele Desposito, attenzione, così 2 euro per dire config 5600 euro AMD Gaming, ma non facciamo preventivi con AMD te lo faccio, ma non è che se tu mi dai, diciamo, ci fai la donazione, grazie mille tanto per la donazione, non è che dici ok fermi tutti raga, ho messo 2 euro mi fai la configurazione, non è così, non è tipo duetto di prosciutto. Ti vedo l'euro, mi fai il caffè per favore. Ma sta buono, dai. Grande tanto Lion, grazie Gingi, non prendere il CX. Ok, mo si riapre tutto il discorso alimentatori. Allora, qui andiamo a montare. Vabbè, a parte che voi spiega a fare, in descrizione ci avete tutta la lista dei componenti.
Quindi comunque sia, Pedro, sono andato a vedere la live di Saddi, ma che zozzeria. No, 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 no. Iannello lo vedo spaesato oggi, che gli avete fatto? Niente, Iannello. Trattano sempre male ultimamente. Perché non ci stanno. Non ci stanno che ci sono gli Iannello Boys. Hashtag Iannello Boys in chat, perché se a Romix venite allo stand Easy Fix e dite io sono Iannello Boys, Fabio 5 euro di sconto su tutto il listino. Così, più altro 5% se avete altri sconti. Iannello Boys, hashtag in chat e a Romix soprattutto, andateglielo a dire in faccia. Ma che e ditegli anche Fabio sei un pelato. Va bene. Intanto Arcangelo Vippanera, buonasera. Ragazzi, il vostro video scorso a 9.70, se conviene ancora oggi, lo volevo dirvi. Perché io ho dovuto acquistarlo per problemi con la mia e a poco non ci stava nulla, adesso è girato altro uno. Ma ci gira. Io pure li tratterei male, ok? Un consiglio perché a me 80x4, 8x6, 7x7, dipende, comunque sia. L'8x6K sia un ottimo processore e mi aiutano di mettere mano su qualche rottame con form factor BTX, sì, ma un sacco di tempo fa. I Western da 2 TB il cover blu è da 7200 giri? In teoria no, questo qui dovrebbe essere da 5400 giri. Se non ricordo male. Mo vediamo se. Ma non c'è scritto qua. No, 5400 c'è scritto. C'è scritto. Attenzione, un grande saluto da Padova, grazie mille Teo. Saluto da Padova e cosa c'è a Padova? A Padova ci stanno i padovani. Sì, e poi una cosa caratteristica di Padova. Coso, c'è sta il... Che cazzo c'è sta Padova? Non sta Padova. Ma non sta Padova. A Padova c'è sta niente a Padova. Non c'è sta niente. Ci stanno i cosi. Ciao Padova. Ciao Padova. Bello che... Ma che c'è sta a Padova, scusa? Beh, non è importante. Ah, non se ne accorgo, dai. A Padova c'è sta il parco, quello centrale. Il parco padovanese, quello fatto da Lorenzo Padova Schioppa, famosissimo. Poi c'è il baretto all'angolo. Esatto. Allora, come va con le schede video? È un periodaccio, grosse tira avanti, insomma. Pivox sta googolando. Il Pandoro, ok. Buonasera, intanto il culto del cocco a cubetta, immancabile. Allora, ragazzi, però dovete fare un piccolo sforzo. Io voglio un saluto da Genova. A Genova invece ci stanno. A Genova il pesto. C'è l'acquario. E c'è l'acquario, bellissimo acquario, che non ci sono mai andato, però comunque ho visto le foto su YouTube, quindi è come se ci fossi stato. E dicono anche che ci stanno i tirannosauri. A Genova stanno i tirannosauri. A Genova c'è un nostro grande amico. Lo sai perché ci dici che stanno i tirannosauri a Genova? Per questo, capito? Ah, un saluto alla Brezza. Allora, buonasera intanto Extreme DJ, buonasera a tutti. E buonasera. Quando entrate dovete mettere il like. Ora ve lo metto obbligatorio. Non si può mettere. Come si può mettere? Obbligatorio non si può mettere? No. Fa uno script, fa qualcosa. Quando entri, uno come se connette, automaticamente c'è il like. Tipo là quando ti parte il mining, quando vai sui siti che ti fanno minare senza che tu lo sai, capito? Facciamo una cosa del genere. Va bene, allora, intanto qui abbiamo una 1060 Gaming X da 6 GB. Ormai sta diventando veramente oro colato. Ciao Ianna, un saluto dalla Romania. Intanto il culto è grande. I marocchini che spacciano la bamba ci stanno a Padova. Vedi uno, gente esperta che ha esatto, girato il posto e ha visto le bellezze del luogo. E poi la mia amica ha preso le bellezze del luogo. La mia amica ha preso la 1050 di Aya 195. Com'è possibile? È falsa, non diciamo. Però ha preso dai marocchini a Padova. Ecco, no, è passato prima da quello che vedeva la bamba. Poi dopo l'ha trovata. Esatto. Arancini, granite, pidoni. Mi dici che so i pidoni? Non so i pidoni. Pidoni, cosa sono i pidoni? I pidoni. Che ne mette tra bidoni scritto male e pedoni scritto male. Pedoni. Pidone. Pidoni. Dai, pidoni cardi, magari però è di dialetto di uno cardi. Il pidone. Penso che bel pidone, che bel pidone. Non è il pidone, si dice pitone con la T. No, pidone, pidone, accetta, La cappella degli scrovegni a Padova. Me la illustri, signor Pierluigi. Io lo metto adesso in like, no, lo devi mettere prima. Comunque, ok, delle volte il mio PC non va a video. Per farlo funzionare devo staccare il PSU, tenere premuto il tasto power e poi riattaccare la PSU e riaccendere il PC. Ma cosa può essere? Allora, Dario, può essere che hai delle scariche elettrostatiche. Quindi comunque sia che magari hai dei sbalzi di tensione, quindi dati dalla ciabatta o dalla presa al muro, quindi prova se c'hai anche un gruppo di continuità o a cambiare presa al muro per vedere se te lo continua a fare. È come se quando il PC sta spento si carica l'energia elettrostatica, quindi non ti parte, quindi devi staccare il tutto per farlo scaricare.
su Amazon c'è una 1066 giga gaming X a 300 euro, ma è durata 3 secondi e se saranno sbagliati, perché comunque ho messo like ma non lo prende, toglielo, rimettilo, toglielo, rimettilo, tutta la live così, ok ragazzi, ora l'alimentatore è la configurazione di questo, vabbè, alla fine la configurazione che hai più o meno c'hai in R9 380, insomma non ti serve neanche, ecco, beh, ok, ti risponde Alessia. È una Matrox Millennium con solo il distributore della 1050, esatto, esatto, è proprio quella, quindi la Matrox Millennium, ragazzi, chi lo sa, è una scheda bella anticata. Quello pelato dove sta? Chiedono tanto da Facebook il buon Alessandro Mosca. Morto. Grande Mosca sta davanti, lui fa finta di lavorare. Vabbè, comunque sia, dai, bando alla ciancia, siamo diventati to. Allora, ciao, questo è il processore. Ti andiamo a palestra. O puoi montare il PC. Perché c'ha pure fatichi? Sì. Troppa stanchezza? È mentale. È mentale, certo. Ma non potessi montare. Ma va a montare il pivot, sai? Ma sai che potresti fare? Lui insegna a te come montare il pivot. Lui che mi insegna a me qualcosa, penso che ancora dovremmo. Beh, di sicuro che deve passare qua sotto. No, non passa acqua tutti i conti, basta che monti il PC. Vabbè, ma tu poi gli insegno io qualcosa a tu. Che ti sì, ciao! Come fa a fare battute? Allora, intanto posso pulire con lo spirito il distillatore per togliere la pasta vecchia? Se usi alcol isopropilico è meglio. Com'è l'alcol? Isopropilico. Isopropilico. Se no, comunque sia, se strofini bene, visto che è un dissipatore, se vai bene con la carta, in teoria ti dovrebbe venire via. Intanto, mi consigliate XF? Ma perché spammi? Ma il ragazzo con la maglia rossa è il sosia di Battista? Di Battista, no, di Battista, Battista 5 Stelle. C'è via, è vero. Arriva, è vero, è vero. Votate Movimento 5 Stelle, è un grillino, l'abbiamo qui. Allora, come pensi che sia andato questo? Che penso che se fanno un accordo con la Lega, il voto mio non lo vedrò più. Bravo, vedi? Ah, fategli fare qualcosa, mandatelo a prendere il caffè. Di là c'è Saddi in live, sì, è vero, lo sappiamo. Ah, ve lo ricordo, anzi andate da Saddi e portategli un nostro saluto. Andate sulla live di Saddi e scrivete tutti insieme. Vi salutano quelli di Sifix e cercate di fare la stessa cosa. Così, visto che è partita la live in contemporanea, lui per lo speciale di 40k, noi per raccogliere il briciole come al solito, se riusciamo a fare una cosa mixata, verrebbe una cosa carina. Magari fate pure voi da tramite, visto che dite, mazzo, sarei così bravi, ancora non crescete, come mai? Ecco, cercate di fare qualcosa di utile. Quindi potete andare di là e dire, ragazzi, guarda che comunque sia, bravi, vi salutano i ragazzi di Sifix e quel pelato Stefano e Fabio è appunto, e dice, se volete venite di là e fateci un saluto, visto che ci state, se vi pesa troppo il dito che vi manca in crena, cliccate pure si iscrivete alla campanellina, visto che comunque sia non vi costa niente, o potete pure fare, insomma, no, fate qualcosa di utile nella vita. Allora, e poi niente. No, a posto. Allora, voi intanto parlate di cose vostre, ho paura che sia qualcosa che fanno parlare tutto di hardware, no, se ti funziona tutto bene quando sta acceso non dovrebbe essere quello. Poi, che altre cose mi consigliate? Quello intanto lo spam all'infinito. Lollo, se continui a spammare non ti rispondo. Sì, XFX 550 1070 Ti, sì, te la consiglio, vai tranquillo così, ok. Ale, tu dici scheda video è nuova, la lampada tempo fa, ok, ma è una nuova versione del processore con la scatola è viola con la scritta azzurra? No, in realtà è così, la serie 8, questa è Coffee Lake, ma in realtà la scatola è così, dalla serie 8 la scatola è appunto viola scuro con le venature blu cobalto castano dorato, e quindi comunque sia viene di questo colore, poi la gamba leggermente distorce la colorazione, la coloratezza, Ok, siamo pronti per andare a montare, monteremo il tutto dentro il Lunar, questo case che trovate sotto le mie gambe e io le richiudo così almeno non lo vedete, però è comodo come stai. Perché come monta Stefano non monta nessuno. Puoi dirlo forte, fratello, vai, slida la mano e pugno. Grande! Allora, ma quanto dura la montata di media? Dipende quanto ci metto, a volte pure 5 minuti. Cioè, se è una cosa rapida, insomma, se va presto. Col bacetto antistatico però, se no, altrimenti rischi di dare la scossa che non fa. E poi rimani incollato. E poi rimani incollato male, bravissimo, bravissimo. Come i maniaci, quelli che hanno la calamita, quella sì. A parecchio, tipo che più risote ci incolli, sì, è vero. Allora, secondo te la X370 Gaming Plus è una buona scheda madre? Beh, secondo me sì, è una buona scheda madre. Quindi se mi chiedi una cosa, ok. Ma mi rispondete, Lollo, ti ho risposto, ho detto che va bene, quindi comunque vai tranquillo, ok. Salvatore, a tale generazione Coffee Lake. Viva l'Abruzzo, sempre viva l'Abruzzo, viva gli arrosticini dell'Abruzzo specialmente. Chi me lo regala un i5 accetto pure i socket di primissima generazione, perché?
Comunque, allora dai, io aspettavo Fabio, ma è infinita. Allora, io comunque montavo, io ti ho montato, non ti succede. Che devo fare? Montavo un PC. Dai, montavo un PC. Guarda, la risposta classica del mio c'è. Io tra poco, sai che cosa devo fare? Devo andare a giocare nella Zelda. Devo andare a prendere la macchina. Ettore. E beh, lo porti qua? No. Dai, faglio vedere. Ragazzi, chi è che conosce Ettore? Mo' voglio vedere. Allora, ragazzi, voglio vedere quanti di voi conoscono Ettore. Perché comunque sia, diamo l'importanza a Ettore, così almeno lui è costretto a portarlo qui, perché glielo richiedete. Quindi, quanti di voi vogliono vedere e salutare Ettore? Ma il signor Fabio Gerardo è momentaneamente impegnato nell'altra ala del nostro castello negozio, che sta facendo un preventivo. Quindi Ettore, il cane di Vivox, vedi Alessia, vabbè, Alessia è Alessia, però giochi in casa, non vale, cioè tu lo sai perché stai qui dall'inizio. Facciamo rispondere Ettore il cane, anche Sick Boy, Gingi non lo conosce, Bellesi dice il cane, sono già tre. E il cane 4, porta il cane, ok, we want the dog. Ok, 5 quindi. Mo' che non c'è Fabio, spiegate perché ha sempre la faccia di uno che si rompe di sta là. Che gli fate? Niente, Fabio è proprio nato. È nato che non gli fate mai niente, non gli fate lavorare. No, non gli fate parlare con la gente. Però lo voglio. Saluto Ettore, dicono, però io lo voglio vedere. Perché Gigi non lo conosce, dice, ma però lo voglio vedere. Ettore lui lo fa. Gerardo, io ho capito già dallo slang che lui intende, sai, tipo Brad Pitt in Achille. È perché te pensi che. Perché l'ho chiamato così? Ah, vedi da quel film? Quindi muore alla fine. No, io l'ho chiamato così per una parodia abruzzese. Ah, ok. Però era figo perché quando lui stava lì sotto al castello e strillava Ettore! E tu lo chiami così al parco quando non viene? Ah, quindi metti un bastone in mano tipo spada e fai Ettore! E fallo venire. E c'era sta scenetta in cui quell'altro rispondeva: ma signor Ettore, mi sa che stanno chiamando a lei. E questo sì, mo' con suo papà me ha da chiamare. Ci stanno tanti di Ettore a Troia, ci sta Ettore Gianzando, Ettore Ufio di Frutti Vento. E l'ha chiamato così. We want carbonara, è vero. Fa sempre piacere vedere Ettore. Ok, ciao a tutti raga, secondo voi il mining è meglio la 1080 Ti o un 1070 Sly? Credo un 1070 Sly. Sì. È troppo duci Ettore Canuzzu. Beh, una faccia nuova, saluti a tutti. No, streamer, non è una faccia nuova, lui è Airpivox, lo stagista, quindi comunque è una faccia vecchia, ogni tanto si rinnova. Sì, che slogan, ti ho venduto proprio bene. Cioè, tipo dopo andare in piazza o così. A 5 euro vola. Ma Ian ha comprato il giubbotto dello stesso che ha fatto la sega di Fabio. Senta, là? No, non l'ho letto, la sega di Fabio, guarda. Se ti metti seduto diventi invisibile. Oh! Non per l'aspetta, Ecco, guarda. Ian che diventa invisibile. Ah, apposta. Invisibile, guarda. Se volete avere il giubbotto, questo qua è 50 euro, Me lo regalo io. Me lo regalo. 50 euro. È un regalo. È un regalo! Non possiamo fare, è regalo! Urla sarà! Dai, lo facciamo! Dai, la gente! Dai, lo facciamo! Lo strillo a bassa voce! Non possiamo fare! Sì! Quello non fa fare! È regalo! Che ci abbiamo qua? Che c'è avanti? Della Disney! Ah! Allora, mitica parodia di Marco Papa, dicono per la parodia. Mamma mia, ma chi è questo mitico? Grande. Fabio Bizzoni. Grandissimo. La parodia di Marco Papa. Aspetta, perché Marco Papa ha ridoppiato il film completo. E io all'epoca me lo vidi tutto, ridoppiato completo in abruzzese. No, lo dovevi. Spettacolare. Ianna, se lo devi regalare, Ianna Boys, perché giustamente dice per fartelo regalare, loro ti si allisciano, pensa che lecchini, bravi. Ok, la 1050 Ti è la migliore, beh, ad oggi il rapporto vale da prezzo sicuramente sì, se metti il filtro trasparenza non si vede sul serio dal collo in giù, sedia e corpo una cosa sola, mentre c'è il chroma key applicato addosso, bellissima questa cosa. Beh, lo giro al contrario allora, vedete? Poi. Stagista, ma la scuola alla fine l'hai finita? Ti dicono? E la risposta è no. La risposta è sì, il giubbo delle sciure. Poi, meglio la 1050 Ti, I know, ha fatto anche la parodia di 300. Quella mi sa che ho vista. No, ma questo periodo fece tutte queste parodie, poi è sparito nel nulla, non si sa che fine ha fatto. Però quella dei 300 me l'ho visto un pezzo, perché quando facevano tipo su Facebook trovavi quel pezzetto, insomma, e il pezzo di dal calcio. No, era geniale. Di circa Marco Ciao Domenico, intanto che chiedono mi saluti, ok.
Poi, ma secondo voi con la 1070 Sliver Mining è possibile fare un Bitcoin? No, perché non si utilizza la scheda video per fare comunque per minare il Bitcoin, dovresti minare altre monete. Però puoi minare, ma un Bitcoin ci metti penso una vita e spendi 850.000 euro di corrente, senza contare che ti scoppiano prima. Ma 2 più 2 fa 8? Queste domande, no? E brava Alessia che risponde appunto correttamente, che dice sì. Fa 9. Luca, basta, nessuno ti risponde a quella domanda proprio perché ha intenzione di fare mining, va bene? Questa è proprio la cosa, eh? Ti è rimasto male, rispondono 3. Ok, io ho 3 cind parodia pugliese. 3 cind, ah, 3 cind, bellissimo questo. Ma dovete quella 3 a 1, non sto capendo, vabbè, senti, allora, io dove iniziamo a montare sto PC? Vai a passare. Un disparo, come fai? No, io no. Tu no. E fu così che folda. Cala il sipario sulla io live. Foldo. Cioè, ciao ragazzi. Cioè, lui ha foldato. È foldato. Tu che fai? Me lasci al tavolo da solo? Io punto, ecco. Io vai. Faccio Olin, ciao, lancio. Arrivederci. Olin di Ule Vince. Io ho già vinto. Come? Nella vita. Possiamo scappare l'otto e faccio gli scrocchi al collo. Bravo. Senti, quando è che fa la puntata tipo The Masterchef? La puntata The Masterchef andrebbe fatta, la dobbiamo fare in separata sede. No, la dobbiamo fare. No, a casa di qualcuno. No, ha fatto pure Andrea Galeazzi, ha fatto pente a casa sua, scartava la roba. Andrea Galeazzi ha scartato l'S9. Quindi telefono appena uscito, Samsung, scartava l'S9 mentre loro si stavano preparando la matriciana. Quindi in cucina hanno messo una gamba così, uno lo scartava e intanto lui tagliava la cipolla, capito? Facciamola, no, ma un secondo, adesso torna Fabio e poi cominciamo a montare. Va bene ragazzi, ciao a tutti, è stato bello, è stato bellissimo, sensualissimo, fantastico, fantasmagorico, incredibile, mitico, eh? Vai! Ma va alza 2 kg, dai, intanto se compri 2 cassette d'acqua hai fatto più palestra. Dai, sta buono. Ma in realtà io vado là per vedere tizie che corrono sul tapirulan, mica per... sta buono. Che poi ti insegno perché... Attenzione, esce fuori Fabio Bizzoni con chi è l'eretico che mette la cipolla nella matriciana. Attenzione. No, ma non mi ricordo se era una matriciana, anche perché comunque sia, non è che ce l'hanno nelle loro corde fare una matriciana. Stavano a fare un piatto di pasta al suo, non mi ricordo se stavano a fare. Addio Iannello intanto, ti salutano con un caloroso proprio saluto. Poi addio Iannello, era ora che te ne andassi, cioè proprio ti voglio tutti bene. Allora, addio Iannello sick boy, Stefano, ma non caricare la molla a Iannello così saltella meno. È vero. Addio Ianna, occhio a quelle piastre. Piastrate, ti dice Francesco Pollina, occhio con le piastrate. Ti preoccupare, non ti preoccupare. Comunque, se volete vengo io a cucinare, magari Gerardo ti pago una sera, mi viene a fare lo chef in casa, io sono sicuro che mi farai mangiare qualcosa da paura. Un prima o poi, se tu facessi lo chef, quello come si dice, lo chef in affitto. Chef in affitto. Tra quanto montate il PC, adesso in questo preciso istante cominciamo a scartare le componenti di questo PC. Ma noi abbiamo pure un'altra inquadratura, sì, però abbiamo tenuto questa, vabbè. Cominciamo a montarle adesso, quindi adesso io prendo la scheda madre e cominciamo. Sto spalmando la pasta con il dito maestro Stefano. Grande. Grazie. Ciao Iannello, intanto ancora lo salutano, questo c'è il delay perché lui sta lontanissimo, arriviamo dopo. Allora, intanto questa è la scheda madre, devo dire molto molto carina questa scheda madre, eh? La Gaming Plus, questa qui è la 0370, una linea diciamo entry level ma molto carina. Allora, il PC si può montare solo in assenza di Iannello, adesso che è andato via. Intanto questa la vediamo, bellissima scheda, a me piace molto per la colorazione che ha. Fammi mettere il braccialetto antistatico prima che qua la gente comincia a strapparsi i capelli. Esatto. Allora, eccoci qua. Allora, perché non fate una gara di assemblaggio e chi perde paga pegno a Romix? Ma il problema è che io non la posso fare perché sono escluso, perché vincerei io a mani basse per la... Modestamente. Allora, no, Gerardo, gratis no. Cioè, se fai un tipo di lavoro del genere vai ricompensato, insomma. Anche abbastanza, così dice, bene. No, sì, ma devi un guento più. Vabbè.
Allora, niente soldi, va bene, Gerardo, allora comunque facciamo una cosa, quando tu cucinerai, mangerai, insomma, insieme a me e il buon Fabio. Quindi... scusate se io vendo cucina nel frattempo, Io sto intrattenendo 110 ancora persone. Ancora iniziato! E stavo aspettando a te. Mamma mia, che allora, roba. Cominciamo, ma posso, senti, posso switchare, hai preparato pure il layout di quest'altra? Ho tutto, mica so gli annello. Questa? Quella mix? È la prima. Mix? No, non è full, non voglio andare a full. La mix... non funziona. Dai, faccio io al volo, dai. La vedi? Oddio, se le bigliette, guarda. Guarda che roba. Oh, oddio, not connected. E mo come ma la scritta sotto è quella giusta, però. Zitto, sì, è qua. Fammi dire. Allora, siamo tornati intanto. Una che frizza, mo ritorna. Allora, eccoci. Ah, questa è tanta la GoPro. Questa è una. Sei pronto? Questa è due. E questa è tre. Allora, mia madre è una chef della Madonna, ti può venire a cucinare. Ma no, vabbè, ma io... Ma perché la deve stare? Ma la cacio e pepe quando... non mi dico così, io ho una fame della miseria. Quindi comunque già mi stava fatta. Ma perché non l'avete messo? Cosa? La chat. Ma perché prima non l'hai messa te? Perché prima stavamo sulla foto. Addirittura non me l'avete messa. Avete voi, io che c'entro? Poi devi mettere i password, capito? Buono, dai. Allora, oppure allora devi solo vedere. No, ok, no, a mani basse, ma con una legata dietro la schiena. Sì. Quando dato una cosa però. Quando c'è gli annello, tu ti rallenti perché lui talmente ti sovrasta che va up e che sembra che sei pippato qualcosa, che tu sei più calmo. No, io devo essere più calmo, sennò la gente la famo sentire male. Allunga il telefono più. Quindi devo cercare anche di per loro di fargliela scorrere in maniera normale, sennò senti una caciara della miseria all'interno. Pronto, si fixa? Allora, fate una gara di assemblaggio di pasta alla matriciana, magari ci caschi. Allora, intanto abbiamo acchittato questo, lo mette tastiera in mezzo, cioè... Vabbè, allora, accendiamo le luci intanto, siamo pronti. Io ho sempre montato senza braccetto, non è mai successo nulla, ma sei piloto, ma è così. Dai, allora, vai bravo. Allora, c'è il modo di vedere la scritta all'unara senza rovinare il frontale con l'alcol acetone? Ma no, l'hanno fatto la versione 2, l'hanno fatto molto più piccola la scritta, adesso ve lo faccio vedere. Che brutta cosa, il cavo della tastiera si rovina se lo leghi la tastiera così. Cioè, alla fine sono tastiere che sostanzialmente le usiamo in laboratorio. No, più che altro, fammi vedere che tastiere so, cioè... Ragazzi, tastiere messe così, a cui magari a qualcuno gli manca pure qualche tasto, qualcosa. Esatto, quindi comunque basta che funziona. Allora, fagli vedere i prezzi e ti darà ragione. Aspetta, senza due devi comprare una scheda video. Ah, questa da parlare per altre cose dall'altra parte. Ok, quanto costa? Bravissimi che rispondete voi. Il cavo così è da gnorri. Ragazzi, non fa niente, deve essere funzionale, non deve essere perfetto. La tastiera è qui perché le strecciamo e intrecciamo di continuo, ma il problema non è il cavo, è quando cascano per terra. E quindi comunque sia, volano lunghe, cioè, quindi nel corso di questi anni... Se è successo parecchio. Vabbè, io dai, allora, intanto mi acchitto bene qua, visto che sto seduto comodamente su un case. Ringraziamo Luca Casano che si è iscritto. Bravo Luca Casano, bravo, hai fatto bene a iscriverti, te ne pentirai subito. Allora, la GoPro è ritornata a funzionare finalmente dopo un periodo che ho smesso. Guarda, mo se io cambio che cavolo succede, eh. Guarda, eh. No, stai fermo. Non lo posso fare io? Sì, sicuro. Ci provo. Allora, attenzione. Facciamo così. Attenzione! Facciamo così, aspetta. Buono. Non è vero, non funziona niente. Ah, perché questa gli devo dire che è questa. No signal. Aspetta posso, un secondo, vai. Aspetta un secondo. No, ho sbagliato, no, buoni. Aspetta. Sì. È questa? Questa. No. Quella. È questa. Oh. Questa è andata. E poi mi serve quest'altra. Per la GoPro e quindi dovrebbe essere questa, benissimo, siamo tornati perfettamente, scusate la minima lag, ma volevo switchare. Quanti anni hai? No, dipende le N devi leggere, è quello il problema. Allora, ringraziamo Dio, siamo... Romix, sì, certo. Romix, assolutamente sì, siamo in preparazione, quindi comunque sia sì. Quando sarete a Romix ci saranno delle offerte? Sì, assolutamente sì, ci sarà un listino scontato per tutti i prodotti Webmaster che porteremo. Se Stefano non sa fa niente c'è bisogno di Fabio. Di che cosa volano? Non sto capendo che cosa state dicendo. Allora, buonasera intanto Booster. Io intanto comincio a montare perché ho scartato la CPU e la sto mettendo nella posizione sulla scheda madre. Allora, ci siamo arrivati finalmente a questi 97 like, ho fatto una fatica pure sta botta per arrivare intorno ai 100. Poi non mettiamo il dissipatore stock, questo non ce lo mettiamo,
e ci andiamo a mettere le RAM. Allora, ah, le RAM le faccio mettere a te. Tanto, no. Saulo, iscrivetevi al canale, Sì. No. Però non siamo riusciti a fare sta cosa con Saddi, mi è dispiaciuto, volevo fare una cosa del genere, tipo simpatica, capito? Quando sei da Romix sempre. Cioè, tutti i giorni, guarda, basta che guardi il Romix quando ci sta, è la settimana 5, 6, 7 e 8 aprile. Esatto, vedi, il Pivox già sa tutto. Lo so perché ci sarò anch'io, esatto, all'area VR. L'area VR, il VR non toccatelo perché è del Pivox, quindi mi raccomando, quando andate lì chiedete il permesso a lui. Le tastiere volano alte o basse, e dipende come è il mercato. Allora, te dai, senti, la fai? Dai, su. Spieghiamo, diamo pure una spiegazione del perché. Straccio di spiegazione, so, al secondo, no, era al secondo e al quarto, giusto? Come mi ricordavo. E c'è scritto, first, al secondo e al quarto. Al secondo e al quarto. Giusto. Lo sai. Houston. Certo. Vedi che Pivox, lo stagista sta montando più, poi non come ti ricordo, ormai ci vedi nelle corde, nel sangue, come si Houston. Monta. Vedi? Poi. Però non c'ho bruciato. No, occhio, c'è però l'occhio che schiamma, mi raccomando. È bravo, ha messo le RAM il Pivox, le ha messe sugli slot quelli rossi in questa scheda madre, oltre alle RAM che sono rosse, guardate. Wow. Sono il numero 2 e il numero 4 dei slot che sono i primari. Questo già da un po' di tempo su queste schede madre. Adesso su questa scheda madre possiamo metterci anche l'M2. Quindi comunque sì, abbiamo lo slot questo qui e qui abbiamo il nostro SSD Western Digital Blue da 250 GB che andremo a scartare e a montare subitissimissimo. Perché non fate una collaborazione con Saddi? Beh, prima o poi ce la faremo sicuramente. Pivox, che lavoro ha intenzione di fare? Non lo so, non la più pallida. Spera di non lavorare. Quale lavoro vuoi fare? Non lavorare, sarebbe bellissimo. Magari. Allora, e quindi, ok, Gerardo, e quindi venga Romix, ti aspettiamo. Ti aspettiamo. Ah, in Italia è il 3, benissimo, benissimo. Poi allora puoi venire. Allora, andiamo a mettere Zoomed, andiamo a mettere l'SSD in position. Allora, dai, questo è tuo. No, andiamo su fa. Allora, dai, devi mettere SSD in posizione. Ok. Allora, prima dobbiamo togliere questo. Bravo, vai. Quello se le avevo mani nuda. Mano nuda. Ma questo è così, non sto questa? Sì, lo devi spostare e poi c'ha la vitro così. Lo avviciniamo perché la lunghezza dell'M2 dovrebbe essere questo. Esatto. Sì. Adesso tieni il sotto e sfida il sopra. La collaborazione con Saddi comunque sia la faremo quando ci sarà occasione di farla, anche per il discorso con Propesi, comunque abbiamo fatto il talk show l'altra volta. E il Pivox, come va? Va smartissimo, va benissimo. E poi, quindi, ah ok, Gerardo, io ti aspetto a Rovix. Quando è che porterete un video sulle nuove periferiche della Cooler Master, della tastiera e mouse? Siete dei geni, potete salutarmi. Ok, intanto ti saluto già Francesco e poi man mano che insomma abbiamo tempo e modo di fare delle recensioni sulle nuove uscite, ve le facciamo vedere, usciranno dei video come è uscito quello del case appena uscito di Cooler Master, quindi voi seguite il canale che poi mano a mano usciranno un po' di cose. La carta del docente no, non la accettiamo, se vuoi sapere il perché chiedi allo Stato. Perché fanno pagamenti a 890 mesi dopo che hai preso il PC, quindi praticamente lo paghiamo noi, lo Stato dice sì, patito, anticipati. E il Pivox, se non si ricorda niente, so più io di lui, attenzione, sicuro, Dario, attenzione. Sicuro. Ciao Davide Minnella, intanto tutti quanti. Chi è che ancora sta sul nostro canale per sbaglio perché c'è entrato ma non ha cliccato iscriviti, lo faccia adesso. A parte iscriviti, like. Pure like e pure la campanella. Sono tre cose, ragazzi, imprescindibili. Queste one, two, three. Ok, queste sono le scatoline delle RAM che le conservo, le rimetto a posto e poi le lancio all'interno della scatola della scheda madre perché io tratto bene i componenti. Poi lasciamo anche questo qui. No, questo no. Allora, il disco è un 2 terabyte cover blu che utilizzeremo per lo storage. Qui c'è la scheda del dissipatore, questa che mi serve, questa forza, mascherina per la scheda madre e cavo SATA. Allora, oh, parlano più, guarda, sono tutti sittili, ma un silenzio di tomba proprio. Intanto adesso mi devo alzare perché stavo comodamente su questo case, ma mi tocca prendere. Mannaggia miseria, guarda, te la pure fatta la fossetta, bella comoda, capito?
intanto quando arriva questo di mezzo. Allora, scartiamo il case. Wow. Eccolo qua. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Loro nonostante, cioè, lo vedono dalla webcam. Wow. Allora, meglio la Tomahawk. Beh, vabbè, ma è fascia leggermente superiore, però. Cavo tastiera a parte, complimenti. Cavo tastiera a parte, complimenti, mi dicevo sempre. Ma perché? Ma che ti ha fatto sto cavo? Oh, niente, ha fatto fastidio. Ha fatto brutto. Allora, comunque, rispetto a prima. Ti faccio vedere allora come teniamo i mouse. Ok, il cavo del mouse è questo. Prendi, vi faccio vedere come lo metto a posto, perché noi li strecciamo di continuo. Quindi lo prendo, me lo giro intorno alla mano così. Così, giri, 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 giri. Quando arrivo alla fine, ok, lo poggiamo così. Prendo questo, ce lo poggio sopra e lo metto sul mobiletto poggiato così. Che quando lo prendo, io lo prendo da qui, lo lascio cadere, il cavo mi si streccia tutto. Ok, questo è quello che facciamo per tenere i mouse. Le tastiere, il cavo va rotolato, perché se noi lo mettiamo, come dite voi, bene, con la fascettina che lo giri tutte le volte, devo attaccare la tastiera, sai? Allora, facciamo vedere la scritta per prima che avevano detto. Sì, esatto. Questa qui che vedete così piccolina, è Lunar 19 questo. Praticamente hanno fatto la, si chiama sulla scatola, c'è scritto proprio Lunar guarda, R2. Vedete? Si vede? Sì, sì, Lunar sì. R2. L'R2 sta semplicemente, hanno fatto la seconda versione, no, in realtà hanno rimpicciolito la scritta perché hanno capito che parla così grossa, era un po' una zozzata. Quindi comunque, stavano a portare Dell Inspiron, devo smontare il vetro. Che tipo di smontare il vetro? Sei un portatile, che devi smontare il vetro? Cioè il display? Sì. Allora, se tipo mi abbono al canale Twitch degli Anna, secondo voi è un errore? Ovvio che è un errore, gravissimo. È l'errore più grande della tua vita. Io sono iscritto, ho fatto il sub per un mese. No, io ce l'ho, ma ignoto. Cioè io non lo do a nessuno su Twitch. Twitch Prime. Un maestro come te, di che cosa mi parlava? Ok, non lo so. Tutti quelli che hanno messo i dislike diventeranno per di Fabio. Attenzione, grande frase. Vabbè, quanti tutti? A 4 addirittura. Molto più discreto, cosa già è accettabile. Sì, ma quella tastiera, ragazzi, deve essere funzionale. In laboratorio sono tastiere rimediate, cioè ovvero su quelle magari, che ne so, mezza rotta, un tasto ogni funzione, ciò che la teniamo noi per utilizzo laboratorio. Non la possiamo tenere fascettata bene perché è proprio scomoda, scomodissima. Allora, intanto facciamo una cosa, visto che voi questa qui la alzo un po', così mi vedete, non vedete solo mezzo busto. Io qui ho l'interno del case, vedete le tre ventole frontali che ci danno insieme al case, il telecomandino per controllare questo qui. Ragazzi, se non avete mai visto questo case, è la prima volta che lo vedete, vi consiglio di andarvi a cercare sul nostro canale il video recensione che abbiamo fatto sia per il 19 che per il Lunar 23, quindi almeno ve lo vedete ancora meglio, insomma. Ci sta ancora qualcuno che chiede l'unità ottica interna? Sì, qualcuno sì, ma poco. Poche persone ce lo chiedono, perché ormai veramente sta uscendo di... non si utilizza più. Poi, sistema di montare, sono presente il Fabio, ok, massaggio è già quello che Iannello non potrebbe mai essere, sì. Se collabora con voi Iannello va in discarica, è successo. Ma dove mettono il timer per l'esplosione? Non so. Ma ci va il 240 sopra sul 19? In teoria no, non ci va. Un 2,40 qui sopra, perché ha lo spazio per due ventole, però non credo che ci vada di spazio, cioè bisognerebbe provarcelo. In questo momento non ce l'ho, però lo spazio che abbiamo qui, la griglia è solo per due ventole precise da 12, quindi comunque due da 12, però sapete che il radiatore è leggermente sporge. Qui poi abbiamo i contatti per i pulsanti di accensione delle unità USB frontali e dietro non c'è tantissimo spazio, quindi bisognerebbe presentarcelo, ma da specifiche dicono di no. Con touchscreen devo smontare il vero davanti, perché se è leggermente scollato mi entra un po' di sporcizia dentro, è un casino. Quello lo devi scaldare con il fono e scollarlo se è incollato. E che se porterete quelli da Cooler Master, scusate, sono acquistato questa marca, mi sono iscritto ora e siete ottimi, complimenti. Grazie Francesco Salvatore. Sì, a Romix andremo come main brand che porteremo Cooler Master, quindi comunque avremo tante tutte cose Cooler Master. Questo case qui è un Lunar 19. Allora, poi, detto questo, intanto mi sfascetto qua il tutto. Ok. Poi mi prendo
il telecomandino, questo lo togliamo di mezzo, però mi serve la scatolina con le vitine, queste qui mi servono per montarlo. In questo case dobbiamo andare a mettere i piedini che sorreggono la scheda madre, perché se vedete all'interno sono già prefissati, ma per micro ATX. Noi invece li dobbiamo spostare sotto per far sì che comunque possano accogliere una scheda madre. Mi dica, sì, può. Se no ce n'è un altro qua fisso, E qua. Qua carica, quindi va bene. Dobbiamo spostare per poterci montare una TX standard, quindi per evitare che poi i piedini tocchino i contatti sotto alla scheda madre, che quindi non facciano partire la scheda madre o, cosa ancora più brutta, la facciano sfiammare, dobbiamo spostarli, che questi qui devono solo corrispondere ai buchi della scheda madre. Poi, se state seguendo la serie Neofita Starter Pack, questo qui, questa cosa l'abbiamo già spiegata. C'ho un cacciavite che è poco, perché non è il mio questo, non è il mio cacciavite. Allora, questo lo mettiamo qua così, ci poggiamo anche gli altri, ma il computer dopo lo provate, certo, ci dobbiamo installare il sistema operativo, quindi comunque sia lo proviamo naturalmente. E dove le trovo queste strisce? Ho imparato da un gran maestro come te, lo stagista, grande. La domanda è: devo riutilizzare le strisce apposite o basta il nastro biadesivo? Quello bisogna vedere da modello a modello. Generalmente le strisce, almeno per quanto riguarda, per dire, i Mac, vanno ricomprate, perché una volta che tu le scolli molto difficilmente riuscirai a riutilizzarle, perché ti si spezzano, ti si strappano tutte, quindi non le puoi riutilizzare. Ok, messo i piedini. Allora, prima di mettere la scheda madre in posizione, devo far passare il cavo dell'alimentatore per fare un lavoretto di fino, visto che non abbiamo un buco dove farlo passare, a meno che c'è solo questo, ma qui comunque viene completamente coperto dalla scheda madre. Dobbiamo far passare il cavo dell'alimentatore prima di mettere la scheda madre, così lo facciamo passare dietro. Quindi vado a prendere l'alimentatore. Allora, lo scarto, lo posiziono, quindi me lo sfascetto, poi di là. Stefano, scusa se l'ho già detto, ma tutta sta roba quanto ammonta? 1200 più o meno. Allora, mi servono intanto cavi qui, che questo alimentatore si rimodula, mi serve questo che è per la scheda video, no, la scheda video non mi serve. Serve questo che è per i Molex, per alimentare appunto il controller delle ventole, e questo SATA per alimentare il disco meccanico. Poi, altra cosa, prima di mettere l'alimentatore devo mettere l'hard disk, perché su questo PC l'hard disk meccanico va posizionato in questo modo, qui sotto. Però qui c'ha le guide con le viti, adesso vi faccio vedere. Di qua va avvitato, ma se ci metto l'alimentatore non ho più lo spazio per poterlo avvitare, a meno che non uso un cacciavite molto corto. Quindi prendo l'hard disk meccanico, lo metto così, con il case ci danno questa sorta di vite che fa da spessore, quindi da guida, le mettiamo così, in questo modo, solo due. E poi, una volta inserito così all'interno, sfrutti la guida per tenerlo fermo, e poi metteremo una vite da quest'altro lato. Questa sarà più complicata da mettere, questa è un po' più scomodo, però la vedrò mettere così, e il cacciavite così, prima che metto l'alimentatore, riesco a farcelo girare dentro. Ok, avvitato, l'ultima stretta è un po' più comoda, ecco fatto. Messo anche quello, posso andare a mettere l'alimentatore all'interno, quindi mi metto così, prendo l'alimentatore, lo metto a testa in giù, visto che sopra è chiuso, e lo facciamo entrare in posizione. Quindi andiamo a mettere le viti per fissarlo. Poi mi sono perso un po' di domande. Leggere Twitch. Allora, 1200 più o meno, se penso che 2 anni fa costava 2-300 euro o meno, rabbia. Sì, ma molto prima di 3 anni fa, basta pensare a qualche mese fa, quando la scheda video costava già 100 euro di meno. Morto il faretto. Mi si sta fulminando il faretto al... Morto un faretto nella parte posteriore, tristezza questa per noi. Ogni tanto è luce, attenzione, sta partendo la disco music.
Massimo, mi dispiace, stiamo rimanendo al buio, Fabio non paga le bollette, questo è un problema. Ci cominciano a staccare i primi segni, ti abbassano un po' il voltaggio ogni tanto, ti fanno capire, dici, me sa che. Allora, avvitato l'alimentatore, posso andare a far passare il cavo dell'8 pin per la CPU, questo qui, quello che si splitta a mezzi, lo metto proprio qua. Guarda, così lo metto qua, wow, che magia. Poi una volta che è passato quello, io che faccio? Prendo la scheda madre, mi porto avanti questo cavo, me lo collego comodamente senza andare a impicciarmi a far macello dopo. Una volta che l'ho messo, mi aiuto con la mano da quest'altro lato e lo posiziono. Quindi comunque vado a posizionare la scheda madre messa la mano bene. Allora, tieni la scheda madre, bravo, caccia vite. Ok, devo mettere una vite per fissare. No, le strisce adesive da noi non le trovi, booster, devi per forza di cose cercarle online, che sono una cosa un po' particolare, che ogni modello magari ha le sue. Allora spingi la scheda madre verso di qua, bravo, così, bravissimo. Aspetta, no, troppo, proprio indietro, così, eccolo qua. Ok, pure lasciamo. Ok, poi allora è meglio l'1 al 23 che il TG5, ma dipende, è un fatto estetico. Allora intanto io vado ad avvitare, lo cerca di mettere, sai com'è? Tanto visto che l'ho messo, quindi intanto lo posso mettere magari in una posizione che lo vedano un po' meglio, che stiamo a rimanere al buio praticamente. Ecco, vabbè, così. Così, inside the case. Ho detto per inglese, in lingua anglosassone. Allora, sta marca è la prima volta che l'ho sentita, cosa? Vitec. No, Charcoon forse, no, Charcoon è vecchissima come marca, ragazzi, sono anni che ci stanno. Da quando ho iniziato a fare questo lavoro che c'è. Allora, per cambiare l'HDD tocca smontare l'alimentatore, come complicasse la vita. No, non è che serve per forza smontare l'alimentatore, a meno che non sia un alimentatore molto lungo, basta utilizzare uno di questi cacciaviti. Adesso per comodità, se uno ha questo cacciavite, vedi come è corto, come è piccolino, se uno sta montando questo case e sa già, perché c'è già incappato altre volte in questo problema, come il fatto di passare il cavo dell'8 pin per la CPU dietro la scheda madre, che non c'è il buco apposito, lo fai prima. Quindi sono dei piccoli accorgimenti che io vi do consigli se in caso poi domani vi capita di acquistare o mettere le mani su uno di questi case. Ok, eccola. La vite per la lì non era buona, era scaduta. Ok, poi ma il buon Fabio in tutto questo che cosa sta facendo? Ecco, ho capito tutto. Allora, messe le viti sulla scheda madre, tutte e 9 le viti sulla scheda madre, possiamo procedere a far passare intanto tutta la mazzetta dei cavi. Sì, muovo, tolgo, è cascata dall'altra parte. Questi cavi li mandiamo di dietro, poi qui sotto c'è, questo è il controller che serve per appunto alimentare e controllare i colori delle ventole frontali. Quindi questo qui è il ricevitore IR infrarossi del telecomando e qui c'è il Molex per alimentarlo. Quindi io li mando tutti di qua, così dopo lo nascondiamo per bene, non vedo l'aspetto da qua. Andiamo tutto dietro. Ok, questi poi ci ritiriamo, così qui viene un lavoretto pulito, non si vede niente. Aspetta, tu intanto manda tutto qui, che non si vede niente. Clean, pulito, ok? Aspetta, scusa, Domi Gamer mi chiede, hai mai avuto qualche infezione? So che non c'entra molto. Hai avuto qualche infezione te? È stato male? Sì, a dente giudizio. Dente giudizio, infezione è stata brutta. C'ho una guancia. Ci manca solamente Maria in queste live e poi siamo al completo, sì, è vero. Ma il case cambia solo l'estetica? No. Infatti, without, hai risposto bene Alessia, naturalmente, vabbè, questa era una domanda abbastanza semplice. Allora, giriamo di qua. Io qui ho tutto l'ambaradan della roba posteriore, una roba nascosta come la mazzettina di cavi. Questa è USB 3, audio, USB 2 frontali, perché questo case ha un USB 3 sopra e due USB 2, quindi questo è il cavo di USB 3 e va. Quindi questo lo mandi di qua,
e lo attacco. Poi, non è vero, ha fatto fit. Fatto fit. Poi questi sono i cavi di accensione. Quindi li mando qui sotto. Poi qui abbiamo USB e audio frontali. C'è scritto, non lo potete sbagliare. Li splittiamo un po' perché vanno così, in questo modo. Così, in questo modo. Perfetto. Poi abbiamo i 24 pin, che lo passiamo davanti. E il resto lo lasciamo un attimino lì a pascolare per dopo. Torniamo alla parte che ci interessa, quella frontale. Allora, ma perché non riesco a fare l'inquadratura come si deve, senza tutte le volte sta spostata? Allora, vabbè, e andiamo così. Allora, vabbè, colleghiamo i pulsanti d'accensione, quindi comunque ci abbiamo il reset che va qua. Se mi serve, mi servirebbe la cosa da me, quella la lucetta, quella sopra, quarente l'ingrandimento sugli occhi. Ah, buongiorno, fake. Si era riaccesa quando ha sentito luce. Forse è comando vocale. Queste sono le nuove Philips UE. Vediamo. Luce! Luce! Lux! Give me a lux! Allora, USB frontale 2, questo USB 2 e audio frontale. Vai! Poi, ma allora. Aspetta, prende qua, leggi le domande, no? Fa mancare. Fa mancare. Allora. Domi, che problemi che affliggono, perché è tipo la mononucleosi. La mononucleosi è una roba strana. Vabbè. Batti le mani e si accende il faretto, dicono. Niente. No, è il microfono che non funziona. Allora. Mi ricordo già l'ultimo video con tutti i cavi, sinceramente mi avete fatto sentire un po' stupido. Dicono. Mi ricordo già l'ultimo video con tutti i cavi, sinceramente mi avete fatto sentire un po' stupido. Perché? Per fatto di nasconderli, penso. Ah, vabbè, ma deve venire un lavoro del genere, cioè un lavoretto così de fino, bello pulito per adesso, ci deve stare. Ma adesso noi che facciamo? Andiamo di qua. Quindi, nella parte posteriore di questo case abbiamo qui tutto il controller. Delle... Secondo me Sandy ha scelto lo stesso orario apposta per farvi concorrenza. No, guarda, ragazzi. Concorrenza a noi. Ma non penso che abbia di questi problemi, neanche che si deve curare di queste cose sicuramente. E poi comunque non abbiamo neanche un tipo di rapporto che ci siamo antipatici, per cui debba cercare o pensare di fare una cosa del genere. Semplicemente è capitato perché ha fatto questa live per... Insomma, è capitato lo stesso giorno. Un i3-7100 regge una 1060? Una 1060. Sì. Però... le massime prestazioni, esatto, cioè, però comunque un po' ti castra. Un po' un i3-7100, un pochettino ti va da botte, perché sicuramente. Allora, questo cavo. Il cavo qui... blu sulla mobo sono le porte. Sono le porte USB 3, vero? Sì. Sì. Ok. Tanto mettiamo un paio di fascette. Qui voglio andare il backplate del raffreddamento al liquido. Mi ricordo ancora i primi raffreddamenti al liquido della di una marca, posso dire la marca, anche se non sì, anche sì. Se non no, uguale della Antec, i primi che uscirono c'avevano un backplate che faceva poco ride perché era di plastica, però si sfilava, quindi dovevi stare in due per montare qualcosa, perché uno doveva spingere dietro mentre l'altro infilava la parte davanti sul processore. Era un bordello. Era veramente un bordello. Tu le pensi che questi siano diversi? Sì, perché almeno si bloccano. Cioè, una volta che l'hai inserito e metti la parte davanti, si blocca. Non si muove più di tanto. Okay. Quello invece tornava proprio indietro, me lo ricordo. Tu spingevi davanti, quello riusciva a ripartire di dietro. Io ci voglio andarla. Allora. Se la scheda madre mette un bip corto ma non parte il monitor, cosa può essere? La scheda è una X370 Gaming K5 da Gigabyte. Se fa un bip corto vuol dire che sta andando a video, non arriva l'input del segnale, quindi dovresti controllare con un'altra scheda video, un altro cavo, un altro monitor, perché se fa un bip solo vuol dire che è partito. Poi se c'ha le casse accese, in teoria dovresti sentire pure se arriva su Windows, se fa dei suoni. O se non fa dei suoni, quando rischiacci il bottone di accensione come per accenderlo, dopo 10 secondi che l'hai acceso, se tu lo schiacci
e si spegne dopo 5-6 secondi, vuol dire che ha fatto la procedura di spengimento, quindi il tuo unico problema è il fatto che non stai vedendo, ma in realtà il PC sta funzionando. No, dicono che questo cavo spacca la scheda madre, no, in realtà no. No, si schiaccia tanto. Si schiaccia. Non spacca niente, perché poi ci ho messo le viti, perché questo buco che c'è qui, ma poi che spacca, è un cavo, è spiattellato ragazzi, è spiattellatissimo, non spacca niente, vai tranquillo. Non sai quante se ne erano rotte già. Quindi controllare insomma le uscite video. Poi intanto io mi sono messo un po' di fascette per fare un po' di cable management. Ok, messo qua il tutto. Poi adesso mi manca. Ma senti, sta montando come una formica in vista dell'inverno, non si ferma a rispondere alle domande del tipo 2 più 2 fa 8. Quindi vincete voi. Ah, ecco perché. Ah, cioè, ho capito. Vabbè, ma sta concentrando. Stefano, mi sembra che questa versione di Case non sia molto propensa a cable management. Che dici? No, Sephiroth, diciamo che la versione 19 del Lunar è abbastanza piccolino e quindi dietro ha poco spazio, e quindi è come un po' il Masterbox Lite 3.1 che non ha lo spazio per cable management nella parte posteriore, e quindi bisogna litigarci un po'. Allora, questo raffreddamento qui al liquido che vedete è praticamente, ve lo posso dire tranquillamente, è praticamente la copia. È un H600 ragazzi, un H600 dell'Hitec. Solo con due differenze che abbiamo notato subito. Vabbè, il simbolo, perché non c'è il simbolo davanti, e i carichi sono leggermente più stretti, però, ma leggermente. Però c'è una cosa in più, c'ha la vite qui per aprire il radiatore, quindi potresti fare il rabocco volendo. Questa è una cosa che l'altro non c'aveva. Cosa strana, eh? Però raga, è faro, non c'è niente. Lui, ma le stesse bustine, stesse cose, stesse scritte sulle vite, uguale, stessa scatola, contenuto, cioè vabbè, la stessa fabbrica che le costruisce, quindi che ti posso dire che per essere Hitec, Taurus, diciamo la linea quella un po' più buonina, si sono rivolti a una fabbrica buona. Comunque questo raffreddamento ha degli ottimi feedback, che non si è mai rotto, quindi. Ok, vado a mettere la ventola, in questo caso la metteremo in push, perché abbiamo modo di fissarla su questo case direttamente sul radiatore, quindi possiamo metterla in vista nella parte interna, che è più carino naturalmente. Quindi fissiamo la ventolina qua. Poi cosa ho fatto di male? Cosa? Ma è buono l'alimentatore che state montando? È un alimentatore, ragazzi, che vabbè, sì, dai, tutto sommato, cioè ci sta sempre di meglio. Scusa, ma tu ieri a Gigi hai dato un display port al posto di un HDMI e non l'hai manco scalato. No, l'ho scalato un HDMI, però ha pure visto voi. Ma l'EPA qua Changer non vi piace? No, sinceramente no, però è una scelta individuale. Allora io mi sto preparando tutto. Per essere idea, che quel radiatore sembra buono per fare la Coca-Cola ghiacciata dell'estate. Mortacci di Pippo. Allora, arriviamo al famosissimo backplate, che anche qui è quello. Paro. Aggiungo che avete solo voi il primo piano così sul PC, dai, ma qua è la postazione professionale. Alti livelli. Questa è la preparazione del backplate. Quindi vedete, c'ha tre buchi, c'ha tre scanali, così. Vedete questa parte qua? È in metallo. Prima era in plastica, si piegava e spingeva, e non c'erano questi. Questi praticamente che bloccavano la vite. Quindi rivolava la vite indietro ogni volta che tu andavi a spingere. Sì, perché era una follia vera e propria. Meno male che poi appunto si sono ripresi. Si sono evoluti, perché dicono forse ci sarebbe qualche feed indietro che non gli è piaciuto. Dico, ma come cavolo l'avete studiata questa cosa? L'hanno liberato. Ah, l'hanno liberato, attenzione. Beh, hanno risolto tipo 76. Ma che stai a fare? Ho finito, veramente. Ha finito. Mi sono mancato? Beh, no, in realtà no. Non credo che tu riesci a sopperire la mia mancanza. Sì, sì. Innanzitutto non gli hai detto una cosa facile, guarda che casino che ha fatto. Senti, mi fai... No, perché loro vorrei... non lo vedono. No, giusto, perché voi non lo vedete. Invece dovete vedere quanto lavora poco pulito quest'uomo. Guarda che roba, sembra che esplosa una mina, guarda. Guarda pure di là. Guarda, ha fatto casino fino laggiù. Guarda. Guarda se questo è il modo...
se vi sembra il modo di lasciare la roba mentre si lavora. Guarda, ha preso il posto per fare tre PC per farne uno. Mamma mia, sembra di male. Guarda, guarda qua dietro pure, guarda che roba! Non guarda. Mai arriva di solo la lamentarsi. Oddio, senti, mi fai un Don Jerez della frontera, per favore? Sì. Grazie. Allora. Possiamo far vedere? Falle vedere se c'è il coraggio. Allora, noi usiamo le giardine, quelle cancerogene del discount, ce l'hanno cambiate. E da adesso Stefano, questa le chiama Don... com'è? Don Jerez della frontera. Chi segue le corse sa che è una pista che sta in Spagna e quindi si chiama Don Jerez Erez. E allora presto collaborazione. A proposito, dovrei far notare una cosa. Mi hai rotto un faretto? Sì, perché ogni tanto lampeggia, intanto si accende e si sta di spegne. Presto però, collaborazione Easy Fix Brother. Easy Fix Brother, ok, va bene. Perché è morbellato. Grande, grande. Sta diventando famoso. Tanto gli agganci per usare in quel mondo ce li abbiamo. Fabio era costipato, ora è tutto libero. Allora, vado a mettere. Ah, questo è il momento clou. Il momento clou. Eccala. Senti, donne, Erez come sgorga. Sì, Erez sgorga, sì. Siamo pronti per il momento più atteso, il momento più acclamato, il momento più amato. Il momento che tante persone hanno provato ad emulare, ma in pochi. Scusa. Ma in pochi ci sono riusciti, è il momento del Finger One. Attenzione! Eccolo qui! Sta partendo, si è scaldato, si è allenato. Eccolo qui, è lui, l'unico e il solo. Pronto? Vedete com'è anche curato? Aspetta, sto cercando anche di tenere curate le pedicine, perché ormai sta diventando che quando si presenta in televisione deve essere comunque di una certa accuratezza. E quindi niente, parte con il soft porn in questo momento nello spalmaggio. C'è gente che ancora non l'ha apprezzato, non l'ha capito, ma chi disprezza compra. Questa è sbagliato farlo in questo modo, Stefano. No, è il chicco di riso. Ma se ci mettiamo un rigatone, cioè chi ha detto che doveva essere riso? Perché c'è sta uno che se toglievo mandato uno gli hanno talmente frantumato i cosiddetti. Senti, ma quanto un po', ma non troppa. No, deve essere riso. Mamma mia, faccio più. Oh, deriso, vai. Chicco deriso. Ma deve essere pure il chicco de farro, eh? Il farro è uguale, però è più tondo, che è meno allungato. Che poi se tu ce ne metti un chicco di riso. Poi dipende che riso. Perché il riso basmati è allungato. Bravo, se mi metti un chicco del basmati non basta. E non basta. Quindi mi devi dire, io metto un chicco di riso. Quale riso? O devi dire. O devi sapere di quale riso vuoi. Allora, momento del finger one è partito. E guarda, vado. Guarda, che sozzata da fare? Niente, vado a mettere. Io dietro in position. Ma nessuno ha sozzato. No, stiamo a fare una sozzata, mo te lo dico. Se lo fa, se, guarda, io non dico niente. Se guarda, lo fa, c'ho la scarica. Che faccio? Che non levo la pellicina sotto la ruota, ah! Che te pensi? La pellicina. La pellicina. No, allora, la pellicina. Le pellicine si chiamano cuticole, cribbio. Oh. Scusa, non sapevo che c'era un podologo in sala. Le cuticole. Le cuticole. Ma fatto, oh, codeghino e cuticole, stasera te mangia codeghino e cuticole, buonissimo. Al sugo, un po' piccante, buono. Senti, allora, levati, questo è il posto mio, via. Levati, via. Via, senti. Poi non mi sembra il modo. Non mi sembra proprio il modo di lasciare le buste. Ah, io l'ho lasciate così o. Mi sembra proprio il caso. Un altro posto. Guarda. Porco maledetto. Io sai com'è, starti le live e poi sparisci. Sai com'è? Mi hanno inglobato davanti. Ho venduto un PC, ho fatto tre assistenze online. Mi sembra pure una dei PC. Io voglio bene a Fabio nonostante Fabio odi il mondo. Ma perché, ragazzi, accorti tutti, avete mai visto? Mi trovate un'immagine del mignolo col prof? Lui è il prof. Dai, mignolo col prof. Stai guardi. Bellissima, lui è il prof. Conquisteremo il mondo. È uguale, è uguale. Poi vado, allora, guarda, tolta la pellicina sotto, la cuticola. Te lo dico già, ce l'hai da display porta scarpe, guarda. Tolta la cuticola sotto al waterblock, possiamo andare a mettere la griglietta che la tiene ferma e andiamo a metterci la prima vite che fissa il Todos. Todos del mondo, Don Erez della frontera, ottimo caffè, squisito. Allora, fai così, poi mettiamo la seconda, così almeno mi blocca tutto.
Buona mano. No, no, ho fatto, ormai sono esperto. Ecco, messe le prime due, le seconde vanno da sole. Perché ormai mi si tira anche il back plate. Ecco qua. Ed ecco qua. Fatto. E dai, l'ultima. Se collega SSD in SATA 1 e l'hard disk in SATA 5, non succede niente? No, non succede niente. Che deve succedere? Che esplode tutto? No, non succede niente. Allora, potresti far vedere qualche video come si overclockano le RAM? Questa è una bella idea, questa. Lanna per Fabio, aspettate che viene. Perché? Ah, ok, questo tu aspetta che viene. Provate a usare le RAM per dissipare le ventole. Aspetta, non ho capito. Chiedi una pausa caffè. Adesso ce la chiediamo. Ce l'ho qua, guarda. Facciamo così, mezza buzzina, così, rapido. È tutto spagnolo questo diventa, vedo. Allora, display port a SCART, morto sul colpo. Allora. Salve maestri, salve I'm Salvatore Mod, buonasera. Poi, fatto questo, cioè quindi girato il caffè, diamo una piccola strettina al water block qui. Ecco qua. Poi, fatto questo, possiamo andare a mettere l'alimentazione dietro del water block, il cavetto che va sul pump fan, lo andiamo qui dietro così, però nascosto. Arrivo ora e sembra che sia scoppiata una bomba e quello ancora. Non è vero, perché dici questo? Da. Grazie. Hai fatto, anche tu hai dato il tuo contributo alla casa. Allora, fatto questo, messo anche il water block, possiamo andare a mettere, scusate lo sballozzolamento, possiamo andare a collegare, che io dietro qui mi ero lasciato appunto un'alimentazione per appunto il raffreddamento al liquido, quindi un'alimentazione SATA che mi combacia proprio in questo punto, la genialità della cosa, eccolo qua, così bello nascosto. E poi posso andare a mettere la scheda video, quindi prendiamo la 1066 GB Gaming X Version MSI. L'alimentazione. Uno stagista solo per insegnargli il mestiere? Eccolo. Eccolo. Lui è lo stagista, l'unico e il solo. Incredibile. Detto ciò, io vi saluto, vado a prendere quel disgraziato di Ettore. E non passi a portarci. No, forse passo, forse no. Dipende. Ok, no, prima di mettere la scheda devo togliere. Ragazzi, grazie Privox, salutare tutti lo stagista, un grande abbraccio. Ci vediamo presto in questi schermi. E qui vado a togliere la pacchetta protettiva. Vado a prendere la scheda video, la metto in posizione, la inserisco, gli faccio fare lo scattino anche là e collego l'8 pin. Ce n'ha uno solo questa scheda, quindi lo mettiamo qua. Così, adesso, poi vite per fissare la scheda video, questa la fissiamo qui e mi serve un'altra vite così uguale, perché sono due. Ma non entrano vicini, Fabio, me le metti sotto. Poi metti sotto, la vado a capalli. Mazza, sta preoccupato, poi si faranno. Da soli. Dai, fammi tenere pulito. Allora, con lo stagista, qui ti metto la pacchetta. Sì, se fai con lo stagista, la messa in banca. Da posto. Qui vengono tutti, si divertono, vanno e poi se ne vanno, visto? Facile, eh? Poi. Mi serve, questa la possiamo togliere. Tieni. Questa la possiamo togliere, questa pure. Pulito non si può, eccolo qua, guarda, questo si può buttare, a posto, sono pulitissimo come all'inizio, se è buono non mi togliere le cose. Allora. Sono una fascetta in tela. E i tarelli sì, però poi. Sì, quelli sì. Ecco qua, una fascettina qua. Questa la rimandiamo dietro. Raga, ma vi piace il Lunar? Questo Lunar. Vi ho spiegato già il fatto della Rev 2. Sì, che secondo me hanno cambiato solo la scrittina, o almeno noi ci siamo accorti solo di quello.
sembrerebbe. Ok, fatto così. Tutto qua. A posto. Fatto anche questo, abbiamo completato il nostro cable management. Quindi possiamo andare a mettere la placchetta protettiva, se non prima di aver messo il sensore per come si chiama? Per il telecomando delle ventole in bella mostra, sennò dopo questo qui non riusciamo più a controllare. Ale, devo andare a finire il sensore. Sempre. No, perché l'avevo messo già in mostra prima. Allora, dove sei arrivato a rispondere? Ma un po' random. Non lo so, il problema, ragazzi, vedi, è che ci sono delle volte, dei momenti che quando ci sono le live non sono nessuno. Delle volte, tipo adesso, cioè, in un'ora è stato venduto un PC, fatte due assistenze a distanza e sono entrati tre PC in assistenza. Tutto questo in un'ora, Stefano si è fatto la live da solo. Io vado a chiudere. È per questo che non, voi tante volte dite, ah, ma le live fatele pure da soli. Quindi, immaginate se io adesso avevo startato una live. Stavate da soli a guardare. Un'ora a sentire gente che parlava davanti. Non era molto divertente. Ma allora, è l'una, ragazzi, per quello che costa e per l'estetica con le tre ventole RGB che vi dà, naturalmente andate incontro magari a una qualità costruttiva leggermente inferiore rispetto a quella che potete trovare su altri modelli. Però vi posso dire che ha una... ha una buona dotazione, ha una buona dotazione, per quindi quello si che costa bene. È ottimo. Adesso io l'ho completato e lo posso andare a collegare ad accendere e vediamo l'effetto che fa. Naturalmente l'effetto che fa naturalmente adesso sarà quello dell'albero di Natale. Come vedete qui davanti noi abbiamo il nostro telecomandino per controllare tutta la situation. Puoi riswitchare camera se vuoi, per controllare tutta la situation, il telecomandino che noi possiamo utilizzare comodamente dopo il fake boot. Ma nessuno ha notato che abbiamo cambiato la tenda? No, possiamo cambiare colore premendo il tastino, quindi lo mettiamo, o se no mettiamo uno strobe che fa un giro, un ciclo di colore, però molto meno fastidioso rispetto all'altro. Fa... Ben, sei un po' flippato, fade. Ti aiuta. Fade che va in giro, in loop. Ok, ma vedi, hanno fatto pure il telecomando più serio. Più black questo. Telecomando più serio, sì. Allora, ok. Poi, come dicevo prima per le tastiere, come vedete la prendiamo, siamo pronti per utilizzarla. Sai, si sono lamentati sul fatto di come noi avvolgiamo il cavo della tastiera. Ma allora, l'ho sentita, allora, innanzitutto, uno, le tastiere del laboratorio sono le nostre e ci giriamo come ci pare. No, ve lo dico perché se a me, io questo è il mouse, vedete, questo è il mio, no? È il mio, se a me lo fate fare così, io lo faccio. Tanto per cominciare, perché è il mio, lo rompo, me lo ripago. Due, questa roba qua è roba che, cioè, queste tastiere e sti mouse saranno 10 anni che ce l'abbiamo, c'hanno il filo tutto mezzo spellato, ma funzionano, quindi finché funzionano va bene. Quando si rompono ne prendiamo un'altra da 6 euro e la usiamo per laboratorio, non è che usiamo tastiere meccaniche, roba figa. Quindi ovviamente è roba del laboratorio, raga, è come l'attrezzo del meccanico, cioè tu ti caccia vita, non è che te sa fare tanti problemi, ma come stanno a posto vai così. Esatto, okay. Esatto. Vuoi switchare gamma? O no? E switchiamo gamma. Vabbè, no, in realtà sto a lanciare l'installazione, non ci interessa, cioè come so, mi sembra un quarto. Ti faccio un'esterna mix? Un'esterna mix on the mix, vai, il codice non lo mettiamo. Lo stilano, ce lo stilano. Ok, andiamo a mettere Windows 10 Pro, è Pro questo, c'è il Pro. Sì, il Pro, ok, vai. Andiamo a mettere il Pro. Ok, accettiamo le condizioni, l'unità di disco 0 che è l'SSD in questo caso, e inizia l'installazione di Windows. Allora, ve lo mando il codechino buono, ma magari ci caschi, le ventole fanno luce dentro il case, poca, non ne fanno tantissima, perché poi la finestra è abbastanza fumé, perché è plexiglass, quando la andiamo a mettere ci va plexiglass, ricambia un po' la manto, adesso stanno a vedere che sta installando. E poi gli vedi installare. E vabbè, la vedono uguale. Se tu metti questa, è leggermente fumé opaca, quindi comunque dentro crea questo effetto che passa un po' di luce, ma non ne vedi tantissima. L'effetto invece del raffreddente al limito con ventola rossa e il torello rosso è molto carino, come vedete qua, eccolo qua, è carino. Allora, vi piace come è venuto la riuscita? Vi piace? Dagli tempo, c'è di lei, ve lo richiedo, vi piace? Ho letto, Sadi ha chiuso la live, bene, vabbè, anche noi tra poco comunque abbiamo fatta più o meno nello stesso periodo. Era per entrare nella discussione di che cosa? Vi siete impuntati per una cavolata? No, ma penso che dicesse agli altri? Agli altri che faccio del cavo. Ah, ok. Beh, ormai ci abbiamo gli haters.
Fabio è stato chiarissimo, non fa una piega, dicono. Una domanda del Fabio: perché Ryzen 2002 non divora i giochi? In che perché senso è vegana? Mamma mia, questa era tremenda. Aspetta, no, un minuto di silenzio per questo. Ok, siamo tornati dopo la pubblicità. Preferisco quello del Master. Ok, quelli sono gusti. Dall'1 al 23 esce un cavo del case che è LED switch o qualcosa del genere. Non ho capito a cosa serve. Nel vostro video non c'è. Dove si collega? Z370 Tomok. LED switch in teoria. Quello è il LED. Noi per i LED faremo un tutorial a parte. Faremo una parte a parte. Una parte a parte. Come direbbe o da parte a parte, insomma. Allora. Bella Fabio, Bifridi saluta intanto da Twitch che dice sempre a lavorare sei. E io sempre. La cosa può dipendere che l'accensione dello schermo certe volte la schermata si grigia pixelata. Questo è scritto come scriveresti tu. Si grigia pixelata. Secondo. Sullo schermo secondario. Ah beh, se c'è lo schermo secondario può essere normale, perché sta semplicemente caricando, però è. Quanto costa questa configurazione? Ragazzi, rispondete. Tanto lo sapete anche voi. Allora, io ho finito. Sei sei. Non so io, ma tu sei venuto mente giusto per accattare scatole. Sì. Bene. Tanto qui si sta riavviando il PC perché l'installazione veramente è quasi finita. È quasi arrivato. Sì, recupera su Windows. La fascettata, lo vediamo. Questo sono oro aggiornato. Ho il mouse, lo prendi. Sto pronto a utilizzarlo. E lui diceva, com'è? Ecco. Poi, a quanto ci. Sì, quello va collegato al GPU perché sta spiegando il fatto dell'evento. Dell'evento LED. Poi. Allora, si collega sulla scheda madre dove c'è scritto JRGBI e comunque devi vedere sul manuale della scheda madre perché cambia in base al modello di scheda madre. Vi interessa la fase, la prima fase di installazione del sistema operativo con una scheda madre MSI? Se non vi frega niente, chiudiamo. Ma non si è chiusa la live, ma usare si stanno tutti riversando, sì, su di noi. Sì. Usare CloneZilla a fare installazione e settaggi base direttamente? No. Non ci piace clonare perché comunque noi preferiamo sempre installare perché si basa sull'hardware che c'è sotto, anche se Windows 10 è molto elastico e si adatta veramente un po' a tutti i sistemi. Però ci piace, preferiamo installarlo da zero. Noi siamo vecchia maniera perché se fai l'installazione da zero ci sono una serie di input che il PC ti può dare se c'è qualcosa che non funziona. Se tu lo cloni, semplicemente lo accendi e lo rispegni, dovresti comunque testarlo. A quel punto invece di testarlo, quale miglior cosa di un'installazione di Windows fatta ex novo? Gerardo dice, quindi vengo, signor Stefano e signor Fabio, vengo con le sfogliatelle a Romix. Perché lui torna a Roma il 3 e quindi verrà a trovarci a Romix. Va bene, ti aspettiamo. Io ci sto di domenica, Gerardo. Se no, lui mi recapiterà qualche sfogliatella. La scritta qui davanti, e voi dite scritta qui davanti se si può togliere. Allora, secondo me, cioè, è. Si sente che è in rilievo, quindi comunque no, si potrebbe. Però, cioè, fai una fatica in mano a levarla. Devi usare qualche prodotto che sicuramente andrà anche a rovinare un po' plastica. La trasparenza del frontale, visto che non è vetro temperato davanti, è plexiglass. Certo, Giampiero, sono disabilitabili, infatti li disabilitiamo costantemente. Che cosa? I loghi quelli d'avvio. Ah, sì. Perché alcuni sono un po' tipo questa qua che mi plasma, al di là di tutto, sì, la scheda qualità prezzo è ottima, però il disegno che ha a me non mi fa impazzire. No, neanche a me. È un po' stile col font, quello un po' old style, quindi non. Utente. E perché comunque sia spiegiamo in curdo noi, eccolo qua. Disattiviamo tutto quello che si può disattivare. Rendiamo questo PC più leggero possibile. Ciao! Ciao! Sono Cortana, sono qui per aiutarti. Allora, sicuramente con un panno apposito lino. Cosa? Qual è il miglior modo di pulire il vetro temperato? Il vetro temperato non si graffia, neanche si opacizza. Se è vetro temperato, perché è come se pulite una finestra, non si graffia. Ma guarda però, streamer, per concludere il discorso, gli update non li fa, perché noi ogni settimana praticamente aggiorniamo la chiavetta di Windows con gli ultimi update, quindi questo è un PC che scaricherà forse 30 mega di aggiornamenti una volta che arriva sul desktop. E a parte questo, preferiamo metterci sempre i driver aggiornati dall'update. È una cosa che facciamo, noi sconsigliamo sempre di clonare il sistema, perché anche se lo clono oggi e lo riutilizzo tra 3 mesi per la comodità di non reinstallare tutto, comunque sto indietro di 3 mesi. Quindi io installo tutto, ma poi ho 3 mesi di aggiornamenti da fare e con la rapidità con cui escono gli aggiornamenti oggi
è secondo me è meglio installare sempre ex novo già aggiornato. Alla fine non ci vuole più tempo, te lo posso assicurare. Allora, qui stiamo arrivando sul desktop di questo nostro... Ragazzi, una cosa che non c'entra nulla, ma sono sicuro che molti di voi apprezzeranno questa cosa. Cosa ne pensate del nuovo inizio di stagione della MotoGP? Attenzione, perché in questo momento c'erano nessuno le secondo... Da parte te nessuno guarda molto. Non è vero, vedrai quanti mi daranno ragione. Allora, vi voglio fare due domande. Cosa ne pensate di Rossi, che ha rinnovato per altri 2 anni, quindi correrà questo più altri 2 anni? Altri due, a 41 finisce, lascia perdere. E vi posso dire che, intanto, seconda domanda è: che ne pensate del casco di Rossi, per chi l'ha visto, perché è stupendo, secondo me. E altra cosa, il primo turno di libere, non mi spoilerate intanto, il primo turno di libere si è concluso con Valentino seconda posizione dietro a Dovizioso. Cosa ne pensate? Pronostico di quest'anno, se Marquez potrà ancora pensare di vincere il titolo o se troverà molti outsider, tra cui appunto il buon Dovi, che l'anno scorso ha quasi vinto il mondiale, per la prima volta in vita sua si è reso conto che sa guidare la moto, e Rossi, che potrebbe pensare di puntare al decimo. Cosa ne pensate? Andiamo un po' fuori dagli schemi, andiamo a parlare di queste cose. 66 giga, 2K, no, te lo dico subito. E per il ragazzo che aveva chiesto cosa, da dove scarichiamo la versione aggiornata, dal sito Microsoft, c'è il Windows USB Download Tool, Creation Tool, e con quello ti fa la chiavetta aggiornata a quel giorno, cioè a quel momento. Yes, intanto io mi scarico Chrome, mi vado a installare una cosa molto bella che purtroppo... No, Sabatino, perché se sul sistema è già installato un sistema operativo, ti parte da quello e devi premere F11, F12 a seconda della scheda madre, o abilitare prima l'avvio della pennetta dal BIOS. Ma se il PC è nuovo, non ha un sistema operativo, quindi la prima cosa che troverà più simile a un sistema operativo è proprio la chiavetta, quindi ti partirà da quella. L'ho visto primo e Rossi secondo, qua dicono. Attenzione, il casco di Rossi è molto bello, Marquez indietro o a terra, magari c'è caschi, ci metterà la firma, grande Vale. Dovizioso primo e Rossi secondo, ok, buono, questo è quello di stamattina. Ma levano le gnocche come per la F1? No, perché comunque il MotoGP is for men, Formula 1 is for boy, quindi gli hanno tolto le gnagnarelle e hanno lasciato solo il MotoGP gente seria che si tiene la vera, senza dirlo, ma comunque si ci vuole. Ma sull'Antec GX330 monto l'evento della RGB Cooler Master, metto loro davanti per immissione d'aria o lascio quelle che si trovano blu e pure le metto dietro? Allora, se vuoi avere l'effetto più bello, ovviamente l'evento le RGB vanno messe davanti. Ah, ma se noi faccio lagga la live, però se faccio l'aggiornamento, però vediamo se lagga. Ma in realtà poi solo il BIOS, magari facciamo del BIOS, dai, poi i driver li facciamo. Sì. Ok, cosa guidi, Stefano? Allora, cosa prima passo al negozio dal signor Stefano con le sfogliatelle e poi vado a Romex. Ammazza Gerardo, ma Gerardo. Io prima guidavo, no, cosa guido? Il triciclo, ovvio, in assenza della moto, brava Alessia, esatto, adesso neanche più il triciclo, prima il CBR, c'avevo cioè una bella mutina. Cioè andare al moto Davis a guardare le moto, quelle custom, quelle per i vecchi. Sì, esatto, quelle per i vecchi, se andavano a vedere i caffè Razer, le moto per vecchi, che dobbiamo fare? Questo già ho fatto. Allora, estrarre l'estratto. Gnagnarella fanboy, grande. Sì, esatto. Eccolo qua, si è avviato. Allora, non vi faccio vedere. Ma adesso che non c'è, mi dite una cosa, no? Però dovete essere sinceri, Iannello in live. Iannello in live vi dà fastidio. Installazione totale. Lo volete o non lo volete? Perché lui si ostina a infilarsi. Però io non lo vorrei, perché a me personalmente dà fastidio. Cioè, a voi piace la sua presenza oppure vi infastidisce un po'? Sì, però devi essere sincero, tanto che non ci sta a guardare adesso, non sta a fare palestra, fa sì, come no, esci dalla scatola. Allora, intanto vedete questa cosa bella che ha MSI, gli altri anche provano a farla. Allora, Alessia dice loro vogliamo, onesta, giusto, ho chiesto di essere onesti. Giusto, però ride, quindi te lo dice un po' come un modo di battuta, perché poi alla fine quando gliela vai a dire, ma veramente no, vabbè, dico così perché comunque sia, dai, più o meno strilla. Vabbè, più grosso esterno, noi cerchiamo di sedarlo, ma non ce sì, la ma fa. Non si regola, non ce la fa, non ce la fa, quindi è un problema cercare di farlo parlare a voce bassa. Non mi piace, sai, pilota quello dice, non mi piace. Se ti porto il mio gatto Valentino Rossi me lo tolgo. Ma chi io? Ma chi l'ha scritto? Chi me l'ha scritto? Che ero re. Ti
Io te lo autografo, cioè vuoi un autografo da me, ti faccio un autografo finto di Valentino se vuoi, e tanto comunque sia... Ce l'ho, me lo sono riuscito a farmi tutti, fare qualcosa. Hanno detto tutti la stessa cosa, può stare ma dà fastidio se urla, se abbassa un po' la voce sì, mi dà fastidio se lo vedi. E praticamente c'è il problema che urla, quindi se non urlasse sarebbe quasi gradevole. Hanno cambiato il tool di upgrade del BIOS e l'M-Flash che danno con MSI, come vedete in questo momento ti fa vedere la versione che ha, la data, a quanto sta girando la ventola e a che temperatura ha la CPU. Questa è una cosa molto interessante. E soprattutto lo hanno aggiornato per farlo flashare da DOS, perché si riavvia e lo fa in automatico. Sì. Si vede che quando io ho spiegato nel tutorial fatelo su sistemi puliti, bla, si vede che qualcuno sarà andato a piangere perché c'ha i malware e gli si è bruciata la scheda madre, quindi dice che facciamo adesso ho detto senti, la gente tanto non è in grado, facciamo una cosa esatto. Il tool adesso funziona molto meglio perché si scarica il BIOS, se lo prepara, poi ti chiede mi riavvio, entro in M-Flash, quindi in flash mode, e si riavvia effettivamente. Si comincia a flashare ma escludendo completamente il sistema operativo, quindi qualsiasi tipo di problema nello riscrivere l'EPROM della scheda madre, quindi del BIOS, lo fa da DOS, quindi molto meglio. Perché palestra è venerdì, se andiamo a mangiare baccalà fritto a 100 celle. Bravo. Non so se piace il baccalà. A me sì, baccalà fritto a 100 celle, a me piace, Federico. Ma cosa pensate dell'ultimo scandalo delle vulnerabilità AMD? Non mi sono documentato a dovere. Ma non è sempre Spectre Meltdown? Cioè no, ma c'era un update che... Ah, quindi prima facevano i santi quando hanno incriminato Intel e poi dopo sono usciti pure loro fuori, che inizialmente si sono lamentati. Ah, ma voi Microsoft per fissare il problema amici vostri Intel castrate pure noi perché ci abbassate le percentuali delle cose. Perché questo era, perché giustamente Mario doveva fare un aggiornamento Windows per fissare quei problemi che aveva solo Intel. Poi si è parlato, forse c'ha pure AMD, mo se esce fuori un altro scandalo. E allora, che stamattina? Ah, dice boiate, quindi non è così. Oggi mi sono fatto l'orecchino. Bravissimo. È stracomodo secondo me, perché non usate... Ah, sì, è comodo il fatto del clone. Però noi guarda, non piace Pro, uscirà un video domenica dove spiego abbastanza bene questa cosa, dove testiamo tra l'altro una 1080 Ti in 2K a 144 Hz, e preparatevi perché ce ne saranno delle belle. Preparatevi. Delle belle bellissime. Stavo tranquillo, non sono bugs impossibili, richiedono accesso fisico alla macchina. Ah ok, va bene, allora già è una cosa un po' più safe. Però vabbè ragazzi, ci può stare, comunque è una tecnologia abbastanza, cioè comunque bella complessa, ci può stare che esce fuori un bug, perché comunque la gente poi li cerca, alla fine li trovi, dai. Ok ragazzi, noi abbiamo finito, dobbiamo adesso installare i driver, però se lo andiamo a fare poi vi lagga. Lagga tutta la live, quindi per adesso abbiamo aggiornato il BIOS e siamo tornati sul desktop. Siamo pronti, adesso deve fare gli aggiornamenti diciamo di Windows, quei pochi aggiornamenti che si deve fare, quelli con il live update che si va a aggiornare tutti i driver che automaticamente Windows 10 già si preapplica. E poi lo finiamo, cioè inizializziamo il disco meccanico, anzi quello lo faccio subito, e poi lo finiamo e lo possiamo consegnare al nostro cliente. Bene. Allora, questo assemblaggio è finito, finalmente siamo riusciti a rifare una live in cui si vedeva un assemblaggio. Allo stagista fischieranno le orecchie, sì, Pirox che fine ha fatto proprio Iannello, ma se datelo prima. Ah, dico che lui è pro per Iannello, ma se la domina. Il Pivox stava qui fino a poco tempo fa, Metal Master, non so se l'hai visto. E quindi cercheremo di rimetterlo con qualche assemblaggio per farvi ricordare come si monta il PC, che prima il fatto che te Durham stava in va bene. Ragazzi, mi raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mi piace su Facebook perché la pagina deve crescere a dismisura. Vi preannuncio a breve che abbiamo deciso, ma farò un vlog apposito su questo perché noi non ce l'abbiamo, te lo comunico adesso. Grazie. Faremo il gruppo Facebook, perché abbiamo il gruppo Telegram, perché il gruppo Facebook. E facciamo pure il gruppo Facebook. Così per chi usa Facebook c'è il posto dove spammare. Faremo anche il gruppo Facebook, attenzione. Ok. Noi per adesso vi salutiamo. Noi vi salutiamo, per chi vede il video in differita normalmente commento, like, condivisione eccetera eccetera. Ci troviamo venerdì prossimo e ci troviamo anche con i prossimi video. Domenica verso l'ora di pranzo esce il video sulla 1080 Ti con un test in 2K molto interessante a 144 Hz, ne vedrete delle belle. Ciao. Aspetta per blocca. Signor Stefano, una domanda, delle ventole per il flusso d'aria? Ah, tu vuoi delle ventole, quindi il signor Gerardo Sardino vorrebbe delle ventole con un ottimo flusso d'aria. No. Le Noctua, poi dipende, se non ti interessa la rumorosità o cerchi il mix, cioè quindi buona portata d'aria, però
rumorosità discreta, in quel caso le Noctua, perché comunque sono quelle che hanno una portata d'aria maggiore, tenendo però bassi i dB, decibel di rumorosità che emettono, quindi comunque potresti orientarti su quelle. Se no dovresti prendere dei ventole da server che girano a 6000 giri, sembra un frullatore, sposta un sacco d'aria, però non credo che sia questo il caso per un PC. Ok, intanto, a parte beh, ti aveva risposto anche no, Iron Max, no, Noctua sì, te l'appoggio. Bene ragazzi, ci troviamo con i prossimi video, intanto grazie per essere stati con noi, un bacione a tutti, fate i bravi, ciao a tutti, buona domenica, andate a mangiare il baccalà al centocelle, ciao, ciao! Il cadenino, il baccalà al centocelle. Non lo so, però fanno la pittura, che magari è di sera.